Non è vero. Mi invitate? Eh? Avete intenzione? Io ho già invitato Ma non avevo il Doctor. gioco aperto? E allora che Madonna. cazzo Mi riguarda Fire unirò alla Tab? vostra partita. No, ora invito Spawn che smetterà di giocare a New World. Ma sta ancora giocando a New World, quello. Sì, Bertola, tu tornato tardi devi ci sono anch'io. smetterla di fare questo fottuto verso. Se no, che Madonna. fai, Se no, Totta? ti Se no, faccio ti un lecco le bacio poppette. bellissimo. Madonna, Poldo. Oggi ho scoperto il termine poppette e mi sono innamorato. Non l'avevo mai Ah, detto in ecco vita perché mia. lo scrivevano. Uno ha scritto Io ho poppette. quel termine Poldo bellissimo che ogni tanto dicevo siciliano, com'è che era? No, Fra, no, 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 Quale? no, no, no. Cosa? Allora, dovete sapere che io ho detto così una volta una parola a Leo per scherzare. E poi, tipo, dopo anni lui è entrato in una mia live di Twitch e ha detto questa parola ignorando volesse una, cioè, Per fosse me una voleva. F-word pesantissima in Per me siciliano. quella parola voleva dire tipo sciocchino, O sciocco. qualcosa del genere, sì. Lui entra e spara sta parola e io, Leo! Madonna. What the fudge? Oh, ho dimenticato delle tuniche. Oh, sì, è Ma vero. perché tu Poldo, Poldo perché non non hai ce la l'hai? Perché tunica? voi siete a casa io in miniera? Ah, ti ricordi che ti eri buggato? Io ho visto. Ah, aspetta, io so il perché. Perché ho visto il video di Poldo che è uscito oggi sul canale Poldo Gaming. Bravi, Oh, ecco, grazie. bravissimi. Perché voi dovete sapere che questa serie esce in live. Vabbè, ogni mercoledì siamo qui dalle 21 alle 23. E su entrambi i canali contemporaneamente, mentre i video editati escono una settimana sul nostro canale Amichetti Gaming e una settimana sul canale Poldo Gaming. Oggi è toccato a Poldo Gaming. E il video di Poldo è finito con Leo, tu che prendi un guscio di tartaruga, te lo ficchi sotto il culo e ti lanci nel buco gigantesco suicidandoti. Ah, è Ecco vero. perché sono in miniera. E quindi noi siamo tornati a casa, abbiamo fatto il salvataggio a casa. E tu invece il tuo ultimo Verissimo. Ma l'ho appena salvataggio, messo, Totta, l'ho tristemente. appena Non messo. l'ho fatto giusto perché così Ma avevo tutto come, scusa, non è quanto. possibile. La carne lì l'ho appena messa. Oh no, ho Ah, è rimesso quella fatta. essiccata. No, vabbè, l'avevo presa e l'ho Allora rimessa io, solo. Totta, Ma. ti dirò di più. Oggi mi sono accorto che esisteva il canale Poldo Gaming e mi ci sono iscritto. Ah! Davvero? Wow, pensa quando scoprirai Sì. l'esistenza del canale Amichetti Gaming. Pensa Ragazzi, quando facciamo un scoprirai. altro essiccatoio. No. Va bene, Io Berto. te. Sì, famolo, cazzo, dai, fammolo, famolo, porca puttana, Famola fammi fare io. sto cazzo essiccatore. Madonna, tutti i miei amici a Trastevere ormai non sono più gli stessi di prima. Uccello morto, tocca l'uccello. No, vabbè, i nostri fracervi, raga, fra. Cioè. Ma tutto sto vento oggi a Deforesta? Ragazzi, Ma quanto è buggato sto oh! cervo? Un Soffia al fottuto cervo. vento. Fuggi in cervo. Per. Ma Bertra, ma tu capisci che se picchi un cervo attraverso altre cose e rompi tutto quello che c'è in mezzo, il tuo cervello non comprende questa fottutissima cosa? Eh? Non so di Brutto cosa stai parlando, non deficiente. ne so niente, io non ne so nulla. Allora, Io non voglio più grazie. collaborare con Bertra. Io voglio collaborare col tuo culetto, Tot. Allora, no, Poldo, ti va di diventare il nuovo amichetto al posto di Bertra? Ti interessa questa Sì, offerta? come Jaden. No, Sì. però Poldo, devi fare le stesse cose, cioè devi iniziare a fare palestre e tutto quanto. Ma ci pensi che i mezzi si sono sciolti? Certo, per colpa mia, questo sì, però. Minchia, fa sempre pensare Cioè, comunque, Mains e BDS si sono sciolti, assurda sta cosa. BDSM. Si sono sciolti i BDS? M? Godo. Pipa-pa-pa-ra-pu. Pa-pa-pa-ra-pu. Pipa-pa. Dato un Scusate, momento a stavo Totta che la vedo scambiando. nervosa, Joe, penso che tu non abbia visto quello che è successo prima. Joe? Joe mamma? Ehi Poldo, do you know who's Joe? No, who, Joe? Joe Biden. Lick my balls. Hai mai Porca sentito? puttana, Poldo, mi ha fatto cagare in È uscito un monaco buddista da. Tutto bene? Mai bene. Ma Sono perché questi vassoi andata sono così qua a longilinei, Apogei? fare recupero di roba, di Madonna Poldo, se cibo, passi di un'intera altra live a dire Apogeo, io ti scopo. Te Io lo assicuro. ogni volta che Poldo dice apogeo, io dico ipogeo. Ma ti Ma ricordi perché che questi bella stavo vassoi sono pensando? verticali? Stavo pensando adesso che scriveva Andrea in chat. Che bella la serie che avete fatto con lui, Ah sì, Bertra. che ridere. Cosa? Bertra con Andrea ha fatto una Ciao serie di due episodi e poi Forest. hanno No, erano quittato il tipo gioco dal tre. nervoso. Su The Forest? Sì. Assolutamente sì, anni fa. Ma che Due cazzo? episodi o tre, era proprio.
Scoiattoli di pane! Comunque, allora, ti sei Sono tornato! Fuggi in uccello! You damn fucking bitch! Leo, ciao! Ciao, sono tornato io, Ciao, Leo, se becco Simone Siccino per strada lo uccido. C'era un cervo sporco di sangue e non so come, ma dopo, cioè quando l'ho ucciso si è ripulito dal sangue, non so se è normale questa cosa, però vabbè. Il ciclo mestruale all'inverso. No. Allora, uccellino. Grazie Fiore di Nero. Ma mi è atterrato in faccia. C'è roba dentro la... Berta, perché sei a fuoco sempre? Perché quando ti vedo sono tutto un fuoco. Baby, on fire. Ora gli lancio la dinamite. Allora amici, oggi che Knorr... Oggi che Knorr vogliamo fare? Perché devi accettare l'albero su cui sono io? Grazie Ardama, grazie Pazzerotto, grazie Ruyunu. Ma oggi non volevamo andare nella grotta che avevamo... Raga, potete venire un secondo a vedere questa cosa bellissima? Raga, potete venire. Certo. Non so se vedete l'uccello che salta. No, io vedo un corvo. Io non vedo niente. Che sta saltellando. Adesso lo vedo. Ah, quando lo prendi per lutarlo lo fa. Scusate, stavo toccandomi l'uccello. Perché non girarti, non guardare Berta che si tocca l'uccello, cioè brutte cose. Mi sono girato e ho visto Berta completamente in fiamme. A fuoco! Comunque stavo dicendo Scoiattolo di pane. Comunque stavo dicendo scoiattolo. Minchia, Berta, tu sei troppo quell'assoluto cane di acqua. In che video che urlavi scoiattoli di pane, Poldo? Nel video con Tizio Venti su Minecraft. What? Mi sono perso una lore di tu con Tizio. Perché c'è un uccello? Il primo morto? Video in cui sono apparso su YouTube. Veramente? Minchia, lore pesante qua, È la lore, sì. Con cui mi sono unito a Leo e Noob, eccetera, eccetera. Ma in che modo ti sei unito, scusa? Oh, è stata un'unione molto veloce, però... Okay, basta stronzate, partiamo, prendete cibo, acqua, vestiti, preservativi e lacca per capelli. Perché preservativi? Ok, vado ad essiccare del cibo. And per I'm proteggerci there. Dai cattivi. Ah. Basta stronzate, scopriamo! Ok. Ah, ma mi hai colpito! Oh, bungo maledetto! O bungo. Sì. Io ora lancio la TNT. No. Ora dopo ma la carne piccola non può essere essiccata? Cosa? La carne piccola non può essere essiccata? Non serve l'essiccatore ma l'essiccatorino. Scusate, era un po' pallido. Oddio. Mi ha lanciato una molotov. Grazie Franci per la sub. Puoi sbagliare, ghiaccia. Si può costruire una torcia? Non ce la faccio oggi, ma perché sto ridendo così tanto? Cosa state facendo, Vitesi? Sembra state facendo un rito, porca puttana. Io sono fermo, sto guardando quella craftare. Appunto! Quella cosa infuocata in mano. Allora, Poldo, dobbiamo fare un rito importantissimo. Si chiamerà Pippo. Facciamo il Pippo rito. Ok. Pippo rito. Che vuol dire? Pippo rito. What is this? Allora, io direi di esplorare tipo lungo la costa. Secondo me qualcosa becchiamo. Oh, tata, c'hai un fan. Oh, un fan. No, scusa, il film a copie è finito. Ha scoperto il fuoco. Oh no, raga, stanno arrivando qui, siamo messi nella merda. Hanno Faccio scoperto il film a copie col sangue dei miei nemici al Games Week. Bra, c'è quello, Fabio Z. Fabio Z, non voglio, vai te via. No, non voglio entrare nella tua IRL. Non voglio far parte della tua IRL, vai via. Oh, ma raga. Fabio Z ha mandato un coppino come a Dario Mozza. Malanza di merda, via da qua. Fa tutti i marunzi. E i Maroon 5. Palle, ora che i Maranz 5. Fa tutti i Maranz 5. Li abbiamo uccisi tutti? Madonna, sì. M'hanno scopato. Ci sono un sacco di medicine in aereo, se vuoi. Le ho già prese tutte, non vorrei sprecarle. E io ne ho altre. E guarda che si risettano dopo.
Vabbè, me le mangio. Dove cazzo le ho le medicine? Dove sono le medicine? Sull'aereo. Ancora. No, nell'inventario. Eccolo qua. Ah, a sinistra, vicino allo zaino. Fit. Happy. Fit. Fun. Madonna, posso dire, ieri, Poldo, ho fatto una maratona dei tuoi video. In particolare... su un televisore gigantesco, tra l'altro, da tipo 60 pollici, è stato perché? Pazzesco. perché dei miei amici hanno mandato per un placement la nuova TV della, di Sky, la Sky Glass. È enorme, figata. Ragazzi, non avete idea, è gigantesca, vi giuro. Il placement è loro, non tuo. Lo so, però veramente, cioè, se me la vogliono mandare io gliela faccio pubblicità, non saprei dove metterla, però va bene. E praticamente ad un certo punto ho detto, boh, lo sapete che avevo iniziato Totta, a vedermi... perché sono frizzato? Refresh a Kami, fai? Ma su Kami fai, mi muovo, non sono frizzato. No, Leo, cosa stai facendo? La palizzata? Sì, sì. E ci siamo visti il tuo video di Happy Fit. Okay. Di programma Operazione Papero. Com'era? Okay. Paperino Operazione Papero. Paperino Operazione Papero. Ok. Totta, sono bianco. Amore, non dipende da me, è tutto Kami fai, o la sì, tua videocamera. Sì, Kami fai funziona. Non come può dipendere da me che Leo c'è, scusa? Rilogga finché puoi, Bertra. A spam. Io non è che posso fare altre, io c'ho solo un link inserito. Otta, smettila di far diventare Bertra bianco come un quadrato. Scusate, non era mia intenzione. Che l'altra volta ha detto che voleva, si identificava in un quadrato, e quindi gliel'ho voluto lasciar fare. Che cazzo? Ah, ok, le mura. Uno dei migliori rapper napoletano. Sì, faccio le mura così non entrano più i Maranza. Ero ricomparso e non sono più ricomparso. Allora, ma dipende solo da Kami, fai. Vedi, ci sei. Ora ci sei. Ok. Pian pianino costruiremo il nostro muro. No, ti sei cacato addosso, Erion, mi dispiace. Perché c'è un uccellino che attacca Poldo? Beh, why not? Cos'erano queste urla di terrore assoluto? Uccellino mi ha terrorizzato. Non eri solo talassofobico, ora sei anche... uccello fobico. No, da quando mi sono trasferito al nord ho questa paura di essere terrorizzato di nuovo. Non l'ho capito. Ti spiego. Praticamente quando un uomo e una donna si vogliono molto bene e sono del sud e sono parenti. Ma Poldo! Vogliamo andare all'esplorazione? Hai fatto cadere una palizzata. Poldo, hai fatto cadere il muro. No, Bert, hai fatto cadere l'albero sul muro. Non ho fatto cadere un cazzo da nessuna L'albero parte. L'albero che hai buttato giù è caduto sul muro e ne ha distrutto una parte. Non ne so niente. No, Riccardo Bertrandi. Bertrandi. Perché Bertrandi? Bertrundi. Non lo so. Sembra il nome Bertrus. Di un medico, tipo. Un medico abbastanza scemo anche. Che cazzo ti permetti, coglione? Con tutti i medici. Ma vogliamo andare all'esplorazione? Sì, andiamo a esplorare. Chi se ne fotte di sta cazzo di sfracellami qua? No, raga, okay, ma voi non avete capito. Noi torniamo a casa e non ci entriamo a casa perché è pieno di uomini nudi che ci vogliono. Beh, se io torno a casa ed è pieno non di uomini questo, nudi. Non fare questo, che poi cade sulla casa. Vai via, vai più lontano. Vattene. Salve, ciao. Ah, un attimo per parlare. Smetti la Bertra! Ora ti lascio la TNT. Che fai di bello oggi? Sei felice? Tanto, che fai? Tu sei pelato, mi fa troppo ridere. Puoi anche tu sei pelato, che così. Cazzo vuoi? Poi posso dirti un'altra cosa? Oltre che puoi, pelato... Puoi B, aspetta, favore. Aspetta, oltre che pelato, la tua testa è così fottutamente fine che la luce passa attraverso di essa. Leo! Okay. Leo! Puoi aprire il menu, cioè il B, per favore. L'ho preso! Certo. Aspetta. Leo ha commesso il sudoku, raga. Però guarda, vieni, guarda, mi metto io verso la luce. Guardami, guarda, la mia testa è assolutamente così fina che puoi vedere la luce attraverso la mia testa. Io non la vedo. L'arancione, la luna arancione intorno. Oh mio Dio, però hai tipo un buco in testa, tipo quando picchiavo Cicciobello da piccolo e si facevano quelle sgommette in testa. Ah, sì, bello. Quando toccavi la fontanella del bambino. Andiamo amici, partiamo per l'esplorazione. Oh, un cervo. Arrivo, sto risalendo, sto provando a risalire. Io quando devo risalire. Io quando le mie palle. No, le palle non c'erano, Bertra. Andiamo. Io. Cervo. Madonna, sta distruggendo tutto. Troia. Comunque dobbiamo fare tipo una scala, qualcosa per poi risalire da qua sotto, perché se si cade è un parto. Andiamo? Allora, ok. Tutto ha fatto cadere dei bastoncini. Ci sono caduti dalla tasca, mi sa. Eh sì, perché non so perché ho deciso di riempire tutte queste. Guardate quanti cazzo di bastoncini ho fatto, raga. Oh cazzo! Oh cazzo, c'è Jerry Scotti nudo.
Andiamo. Oh, sì. Io ho in spalla il mio amico che è un po' ubriaco. Purtroppo sabato ha esagerato. Dove è Jerry scattenuto? Era lì davanti. È là con la, okay, la torcia. Sono riuscito a risalire ora. Ah! Ah, coglione. Prendi questo. Prendi questo. Ha funzionato. Ma non possiamo fare qualcosa per allontanare questi stronzi? Sì, si possono fare tipo sempre i totem. In realtà i totem un po' li allontanano, però. Ma sei sicuro? Andiamo all'esplorazione. Andiamo all'esplorazione, che se sento un'altra volta Poldo dire andiamo all'esplorazione, io ora prendo e mi lancio. Sono come Dora l'esploratrice, ma siciliano. Salvatore l'esploratore. Dove andiamo quindi? Ma pure rima. E dove volete voi, ragazzi? Ma andiamo verso dove stavamo andando. Andiamo verso Castellammare di Scabbia. Buono, ma non c'era quella grotta, no, che volevamo allora vedere? Allora, io avrei un'idea. No, noi siamo sempre andati all'esplorazione verso, esatto, di là. Andiamo verso andiamo dall'altra parte questa volta. Andiamo dall'altra nonostante parte. Vada contro ideali politici, andiamo da questo lato. Assolutamente. No, Poldo, non puoi parlare di politica vicino alle elezioni. È proibito. Ieri ho giocato a Gmod con Nextbot e c'era la Meloni. È bannabile. Sì. Sì. Più che bannabile, tipo illegale, fra. Cancel Poldo. Ma avevamo letteralmente un villaggio dietro casa, regà. No, cioè, ragazzi, ma adesso scopriamo questa cosa. Che era la faccia della Meloni? Ah, che paura! Godo. Che ha fatto sto suono? C'è un fra che sta correndo in giro. Ah, una lucertola, che schifus. C'è un fra, no, che sono sta troppi. Letteralmente girando. Sono... sono quattro? Sono un casino. Sono quattro. Come noi! È pieno di stoffe, però. Facciamoci gli amichetti. Un cappio. Sium. Però non ci stanno attaccando, ci stanno solo lentamente osservando. Dove sono? Sono 5 comunque. Oh. Io non posso deturpare, oh mio Dio! Mi sono sbincio cagato addosso. Anch'io. Ma quindi sono pacifici? Sì, ma quanti cazzo tranquilli sono i fra? In quella sarta! Scusate, l'ho menato. Ma sono perché pacifici? L'hai menato? Non ci stavano incagando! Tra... ma questo c'ha la torcia, no, in testa, non ho capito. No, ragazzi, sono un sacco! Scusate, raga. Che sei proprio un deficiente, Bertra, comunque. Ragazzi, sono Madonna, Bertra. Cioè, gli hai lanciato la dinamite e poi li hai picchiati. La dinamite? No, ma c'è un turista qua. Ho una pallina da tennis. Brutale. Prendi questo. Polda ha deciso di non essere utile alla causa. No, scusate. No, ma c'è una tipa mezza nuda. No. Dammi il tuo OnlyFans. Scusa, l'abitudine. Ok. No, raga, vorrei per fare notte. Attenta. Ma lui è una torcia! Sì, fa straridere. Ho trovato una lattina. Dammi la tua torcia! Non me la dà. Io quando lei, quando... quando lui... ah, puttana tu madre! Puttana tu madre! Mi ha guardato... si è girato verso di me con uno sguardo delusissimo. Mi sono accettata, l'ha presa veramente male. A fare la nanna perché la notte è un po' pericolosa. Tu sei pericoloso, bro. Sì, andiamo. Io sto per stirando. Oh, ma c'è un fra con le torce. Corri dietro Bertra. Andiamo. Come Bertra? Madonna, che infarto. Ma c'è un tennista, raga. Eh sì, io già gli ho preso la pallina dalla bocca e ho fatto sì. C'è un varano che sta correndo con noi, molto tenero. Dinamite, Leo. Oh, dov'è che io la mia l'ho buttata prima? Ok. Qui. Ok, torniamo a casa, facciamo la nanna e poi ripartiamo per l'esplorazione. Aspetta, gli do un segnale. Ciao, buon compleanno. Che fatto? Minchia, non vedo una sega, c'ho i fari puntati addosso, madonna. Merda. Sium. Io prendo un po' di legni, però. Tronchi nel mentre. Anche Leo, io e Leo che scappiamo, no, ragazzi, con i tronchi. Sto congelando. Comunque, ragazzi, c'è una cosa buonissima. Se lì spawna la TNT... noi letteralmente possiamo usare la TNT per fare legna, buttando giù gli alberi, per fare prima e poi andare a riprenderla lì. Non hai tutti i torti. Hai alcuni torti? Andiamo a nanna. Andiamo a nanna. Ma smettila, Poldo, madonna, andiamo a nanna. Hai rotto il cazzo. Ma non dobbiamo prima riscaldarci, adesso c'è la movida. Scusa. C'è la movida, Poldo, andiamo. Ma possiamo fare la nanna. Non voglio, lì a Milano avete questi locali bruttissimi. No, andiamo ma in giro. Ti tu in Sicilia, no, sei quelli dove t'accoltellano, no, quanto sto mi dicevi. Sto stirando dal freddo, dormiamo tutti. Dormi. Dormite, dai! Dormite veloci! Chi manca? Dormite. Ok.
Ora ci svegliamo freddi, cioè letteralmente morti. No, no, siamo andati a dormire freddi. Mezz, it's the moment for Mizz. Io l'ho finita, non so per quale grazie del Dio. Andiamo, ritorniamo là. Aspetta, vado a prendere delle altre medicine sull'aereo perché prima ero full. Ma mi sa che... Madonna. Quindi se io adesso faccio, compio questa cosa, dico, ciao TNT. Poldo, io non starei lì se fossi in te. Perché? Perché guarda, parmo legna. Scoiattoli di pane! Wow, Leo, sei veramente un luminare, un visionario, anzi, madonna. Fischiano le orecchie al mio personaggio? Madonna. Vai, parmo legna veloce. Madonna. Andiamo, ragazzi? Sì. Io devo mangiare e recuperare vita, dato che ho zero vita. Madonna. Ok, però io ho fatto, per possiamo andare quando vi pare. Ma porco, Poldo, mi aiuti a recuperare la legna che c'era lì? No. Andiamo. Ma perché hai tagliato un albero se ne ho buttati giù quattro? Per aiutarti. Ma ce ne sono quattro per terra! Comunque credo che una delle red flag più grandi negli uomini sia il gioco, cioè il nome della persona abbia top 5M. L'ha appena fatto Masarone, adesso glielo dirò. Ma l'altra volta mi ha commentato un video incazzatissimo. Per penso GTA. Ah. Sì, GTA di PvP online. Perché Masarone ti ha commentato arrabbiato? Mi ha commentato il video di Paperino Operazione Papura scrivendo: non è un platform. Understandable. Però vai a toccare i fucking fanboy di Paperino Operazione Papura. Che ne potevo sapere. Comunque, nella scena iniziale di Paperino Operazione Papero, quando c'è il cattivo che ruba al giornalista, ok? Sì. C'è un rimando palesemente sessuale. E il fatto che tu non te ne sia accorto durante il video mi ha distrutto. Tanto. Che rimando? Ora mi farò mandare il video dal mio amico con cui ho visto le cose. E con cui ha fatto sesso. Esatto. Ma... No, ma sì, ma una roba tipo troppo estrema. Anzi, gli scrivo in questo momento. Ma tipo Zanko? Vaffanculo, Leo. Andiamo, partiamo! Taglio le rose, perché sono peligrose. Madonna, ha avuto paura. Non pensavo che nella mia vita avrei mai scritto a qualcuno mi mandi il video di Paperino Operazione Papero. Ok, andiamo all'esplorazione? Certo. Andiamo in miniera? No, andiamo là, scusa. Totta aperta, andiamo in miniera? Andiamo in miniera? Quando le tette della tua ragazza sembrano delle gicocche. Quando la tua ragazza ti porta da mangiare senza reggiseno e allora sei la persona più fortunata della terra. Quando le tette della tua ragazza sembrano totta. Quando, no, ragazzi... quando le mie balle... Letteralmente qualcuno ha appena avviato 5M. Ecco, togli dagli amici quella persona. Comunque ci sono i fra qua. Che li sentiti? Dietro di me! Dietro di me, ragazzi! Dove sei? Ah, eccoli. Ce n'è tipo 5. Hanno riscattato la modalità tristezza? Lanciali la TNT! Questi non sono particolarmente gentili, raga, ve lo dico. Oh, assorreda! Waiò! L'anima che può famere tutte cose, non ha paura di niente, però! Waiò, andate via dal mio rione! La tua posizione, Poldo, qui siamo sicuri che la prendo. Vai. Anche a me fischiano le orecchie. Volete la guerra? Facciamo la guerra! Ah, perché la smetti di lanciare TNT random? No. Ho un botto di lattine, però. Ah, qui ci sono componenti elettronici, se li volete. Perché non cammina questo uomo? Raga, qua ci stanno altri tre perché tipi. Madonna. Minchia, quante lattine! Qua ci stanno altri quattro tipi, raga. Dove sei? Ma sono... No, no, davanti a noi, davanti a noi. Ah, li preparo la TNT. Quelli mi sa che li hitti tutti in un colpo con la TNT, comunque. Si sono mossi perché ne vedo solo uno. Allora non li becchi. È sull'albero! È sull'albero! Ora lo tiro giù. Ah, ce l'ha con me! Madonna! Ruba robe. Ah, stupido! Non sembra importargli. Oddio, ma questa qua mi fa stra paura. Il momento dello sniper americano. Ma raga, ma il tennista! Ma questa è Lee Sin! Ah, qua c'è l'ingresso per una grotta. Ma va? Là c'è un fra che corre. È vero, c'è una grotta. Ho finito le frecce. Cos'è? Bertra si è sbinciato le mutande. Io ho appena ucciso Lee Sin. Qua c'è della benzina, raga. Posso farci udire per qualcosa?
Per la motosega. Ah sì, serve per la motosega. Ehi Totta, mi fai una motosega? Avete dei bastoncini? Tuo padre ha i bastoncini. No, non ce li ha. Perché dovrebbe... Poldo, perché mio padre dovrebbe avere i bastoncini? Non lo so, magari... Magari è un amante dei bastoncini. Ah, non si nessuno può ha bastoncini? E io ne ho tantissime a casa, ma ti ho veramente un quantitativo di imbarazzante di bastoncini. Totta ha raccolto tipo 400.000 bastoncini. Chi è che mi ha fatto un... Ah! Sono qua, ce ne sono tre dietro di me, raga. No, ma ce ne sono un sacco, regaz. Leo, dobbiamo andare in esplorazione. Lascia in pace quel cazzo di tronchi. Ok, fatto. Lo giuro. Ma sì, i tronchi li metto solo dentro là, che così non despawnano. Oh! Perché c'era un... Minchia, l'ho preso in volo. Madonna. Ah, no, questo qua è enorme. Quello è enorme. Ma questo qua è enorme e blu. Dipende da come lo usi. Quello è salito sull'albero. Buttali della TNT. Bonk. Raga, ma quanti raga... sono? Raga, ma oddio, ci lanciano cose molotov. Infuocate. Ci lanciano palline da tennis infuocate. Hanno ma è una bomba nuda. Ma è quello che laggiù che è la roba. Raga, entriamo nella grotta prima che sia tardi. No, ma io non scenderei in grotta. Farei un giro per il... Sì, anch'io starei esterno. Per Napoli. Ma dove corri, scemo? Oppure facciamoci questa grotta e poi controlliamo in giro. No, no, no. Oh, fuck. Fuggi in hell. Fuggi in hell. No, Tottai, perché hai preso fuoco? Ho ucciso un attimo di palle. Minchia, quanto tarella. Quanto corre? Minchia il fra. L'ho stroncato. No, io anche sono fan dell'esplorazione oggi. Abbiamo fatto gli ultimi due episodi, presenti in grotta. E allora andiamo a esplorare, non stiamo qua solo. No, squadre, facciamo un grande fuoco e bruciamo tutti i corpi, così non tornano a prendere i fra. Ma in che senso? In che senso? Cioè, tornano a prendere i fra a prescindere, se che li bruci o meno? No, se li bruci non, diminuiscono le possibilità. Perché la carne ma è morta, ecco perché li attrae. C'è un altro villaggio lì. Da quando sta cosa? Cosa? Che la carne morta li attrae? Da sempre? Comunque qua c'è un altro è villaggio. È il motivo eh? Per cui il cibo non puoi lasciarlo fuori, perché li attrae. Ah, ma questo ma... è pieno di tronchi. Guarda, è prendibile. Lo so, l'ho fatta io, Poldo. Poldo, non ti azzardare! Wow, che faccio io? Taggia famiglia! Taggia uccidere! No, signor Nicola, dai, era uno scherzo! Cosa ha fatto il signor Leopoldo? Va bene, andiamo in caverna e poi esploriamo o... Ma abbiamo detto niente caverna? Va bene. Allora andiamo. Allora, io direi, partiamo da casa, facciamo il giro della costa e torniamo a casa. No. Non è brutta come idea. Benzina. Grazie del complimento. Dove allora sono andiamo alla costa. Gli altri colpi dei fra? Ok. È un gioco. Andiamo nella costa, Mickey. Andiamo a casa e partiamo dalla costa lì. Ma no, già l'abbiamo fatto. Contro tizio 20 per strada. Cosa? Lui. Ah, dall'altra parte. Cos'è? Dici però? Sì, sì, c'è. No. Ma perché non possiamo tirare dritto di là? C'è un'altra villaggio qua. Ok, allora lascio sto qua qui e arrivo. Perché ti sei ma io ormai sono andato a mare. Cazzi tuoi, torna qua. Metti via il costume, Paul, e torna a casa. Togli il costume e vieni nudo. Ah, non c'è più da mangiare, fuck. Ti serve da mangiare? C'è no, letteralmente ma... 45 cadaveri sul fuoco. No, guardavo, ero nell'aereo, stavo guardando. No, vabbè, raga, c'è il Mac. Cosa? Il Mac computer. Macintosh. Cioè, io ti sto chiedendo da mangiare, tu mi dici c'è il Mac. Cioè, hai capito che mi dai false speranze? Che ne so io che sull'isola non c'è veramente un McDonald's. Comunque, oh raga, c'è una lettera, lor, venite qua. Che lettera no, è? Il se la R è la mia preferita. No, raga, venite all'altro villaggio, che cosa stai facendo? Arrivo. Ragazzi, ci sono altri fra? No. Sì, ce n'è due enormi. Venite qui però così contiamo la lor di Timmy, fottuto disegno di Timmy. Arrivo. Hai trovato il disegno di Timmy? Fuggi in disegno di Timmy, dove un qualcuno dà una pistola a Timmy, ragazzi. Che ha dato un'arma al per figlio? C'è anche il coso per dipingersi di rosso. Io mi pitto. Wow, Godopoli. È vero, gli ha dato un'arma. Godopoli. Però sono felicissimi tutti, quindi è figo. Ma
Ok, allora va bene. Ricordate, ragazzi, date armi ai vostri figli solo se sono felici. Qua cosa c'è? Vestiti, vestiti, totta, vestiti. Cosa? Qui mi hanno detto che ci sta Jumpy. Oh, ci sta Jumpy. Ci sta Jumpy, oh. Seguiamo Totta, lei sembra molto esperta dell'Abruzzo. È esprita? Oh, ma io ho una tanica di benzina. Quando l'ho presa? Prima. Stupida lavanda. Non c'è vero del cibo qua in giro? Ma hai, vuoi del cibo? No, c'è in tiro le barrette, quelle robe là. Ma perché quello? Sono full adesso di cibo, però appunto per dopo non ne ho più. È stato che magari era un villaggio, avevano un po' di barrette. Totta, aiutami! Aiutami! No! Aiutami! No! Mia mano! Ah! You dead, bro? Dai, Paolo, risali. Hai perso vita? No, zero. Ah, lucertola, che schifo! Ora hai perso vita. Ah! Secondo me se proviamo a buttarci con la tartaruga sopravviviamo. Qua c'è acqua. Il sistema di caduta è come quello di Rust. Se stai attaccato alle rocce non succede niente. Sì, non ti fa niente. Corretto, no? È così che funziona nella vita. Allora andiamo verso sinistra? Guarda qua. Un fiume. Guarda qua. Sembri uno di quei tipo maestri delle elementari che per spiegare qualcosa... Un fiume. Che porta alla vita. Vedete, bambini, questo fiume possiamo attraversare. Cioè, poi ti voglio come maestro delle elementari. Io non saprei. No, cioè, tu non sai cosa sono capace di fare i bambini. Eh? Tipo? No, tipo lezioni di canto. Tipo, fammi vedere come sarebbe una tua lezione di canto. Perché sei sott'acqua, Leo? Ok. Perché ero coperto di sangue e mi diceva che potevo avere infezioni. Non eri coperto di sangue? Ah, sì? Sì. Ero ricoperto di SAS. Madonna, ragazzi, ma l'Abruzzo è fenomenale. È un bel parco naturale. Abruzzo, raga? Ah, ma no, ho raccolto l'aloe vera. Potrò curarmi da ogni male. Domanda, noi in che regione dell'Italia siamo qua adesso? Abruzzo. Abruzzo. Ma scusa, abbiamo l'obiettivo di deforestiamo la Sicilia. Siamo in Abruzzo? Beh, ma dobbiamo arrivare alla Sicilia. Ah, ok. Guarda, lì davanti c'è il Trentino Alto Adige. Vedi le montagne? Ah, capito. Qualcuno di voi sa se c'è qualche ponte per arrivare in Sicilia velocemente? E io... Sai che non ho mai controllato? Sono sempre andato via in aereo. Perché in aereo, scuso, di tutti i modi? Ero troppo pigro per controllare... Tua mamma! Ponte. Gioielli e fama! Vittone e Prada! Non conta nada! Raga, da ora in poi risponderò a tua mamma quando non so cosa rispondere. Oh, raga. Ma stiamo trovando un sacco di villaggi. Un villaggio. Ci sta un villaggio. Anche se questo Antetta è molto piccolino. Attenta, Carlotta, c'è Fabrizio Frizzi dietro di te. Oh cazzo. Non si può correre più veloce. Nuotare più veloce. Di Fabrizio Frizzi. Quello mai, è veramente difficile. Ma non si può intendere dentro queste cazzo di cose di merda. Sono delle tendopoli, cosa ho fatto? Non si può entrare. No, guarda! Sto facendo balance board! Lur! Sto facendo balance board, ragazzi, guardate! Madonna, ma sei un matto! No. Una lettera. Una dove? C'è una X! Posto segnato. Dov'è la sicuro lettera? Devo buttarci la TNT. Qua, Robertra. Perché a me non la dà? Qua. Sono stupido. È troppo poco specifico, però. È un albero. Vuol dire butta la TNT su ogni albero, questa lettera. Sì, mi sembra. Sono su una tenda. Oh, perché state andando tutti sulla mia tenda? Ma che cazzo volete? Scusate. Ah, la tenda della femmina. È pieno di aloe falso. No, raga, verso il Monte Bianco torniamo verso casa. Dobbiamo andare dritti. Ma non è vero, casa la vedi laggiù? Ah, lo mo. Ci trulla. No, i trulli. No, invece no, stavo dicendo giusto. Se andiamo di là, andiamo verso casa perché la casa ce l'abbiamo sulla destra. Noi dobbiamo tenerci la casa sulla sinistra. Ma la casa, è laggiù. Sì, ok, ma noi abbiamo esplorato tutta la parte alla sinistra della casa. Quindi dobbiamo tenerci la casa comunque alla nostra sinistra. Mi dicono in chat che quella grotta era importante per rifinire il gioco. Quale grotta? Nice. Quale? Quella che abbiamo saltato. Vabbè, tanto è vicino a casa, ci si va. Ah, voglio, ma sono ragazzi. Poi si sa che The Forest non ha una vera fine. Cervo!
Fate del... Non possiamo fare delle scale qua. Raga, se andiamo verso... Perché nessuno mi ascolta? Ma io non sto andando verso il Monte Bianco. Sto tentando di schippare il Monte Bianco. Ah, no, perché gira, qua a destra c'era la strada. Per questo non capivo dove stavi andando. C'è il sentiero? La, sì, c'era il sentiero là a destra. Non ho capito che cazzo di giro state facendo. Che palle. Niente, ormai siamo... Tua mamma quando mi dissocio XD. Ma che cazzo mi hai fatto male? Ma qua c'è la neve, Bertra. No, ma moriremmo. No, non è Bertra, lo vedrai nel multipov. Cosa? Leo. Ci sono i pro sugli alberi. Leo, continui ad abbassarti. Io non voglio vero, mai più dirtelo durante questa cazzo di live. Non è assolutamente vero, non hai prove di questa cosa. Ma c'è un cinghiale! C'è la live. C'è un cinghiale! Ah! È incazzoso! No, non bagnarti qua, che sennò poi ti ricongeli a mamma. E io non fare queste cose. Sto cinghiale. Dove prendo siete? Solo la... Lascio il cinghiale. Ma dov'è sto cinghiale? Morto. Ma con la comunque, pelle di cinghiale. Sentiamo freddo qua, amici. Eh sì, è per quello mi sa che servono i cinghiali. Togliamoci dalla minchia. Sì, infatti puoi fare... No, non... Ah, puoi fare il completo termico. No, sì, vabbè, ma è servono... un sacco di roba. Minchia, serve di tutto, raga. Cioè, serve una pelle per ogni bestia. Siete alla fine del mondo? No, dove siete, raga? Siamo in un'isola. Ah, ma voi state andando al freddo, raga? Siete pazzi, per caso? Ci stiamo letteralmente togliendo dal freddo, fra. Dal guarda freddo. Carlotta Totta, guarda là sotto, riesci a vederlo? Aspetta, aggiungo. C'è Alfredo? Pulo. C'è Alfredo? No, là, guarda. Dove... C'è un coso in mezzo al coso. C'è una cosa là in mezzo. Non la vedi? Descrivimela. Ah, è lì. Ma è longilinea. Aspetta, prendi la pelle. Ah, è vero, cazzo. Non la vedi? No, me l'hai già tolto. Andiamo a prenderla. No! Sono vivo. Non ho preso danno. Stai attaccando. Smettete di buttarvi giù dai dirupi. Ora lo vedi? Ah, quell'effigie. Non è... Cos'è un'effigie? Quella. Cos'è? Oh cazzo. Madonna danno che ho preso. Un'effigie, un totem. Ecci! Scusate, ho un po' di raffreddore. Scusate chat, spacca. Se mi sono persa qualcosa riscrivetemelo. C'è stato un momento di alta concentrazione da parte mia. Guarda che bellissima effigie. Cos'è questa cosa? Cos'è l'animale che c'è nell'effigie? Ci sono dei pacchi Amazon, boy. Circuiti. Raga, ma se facciamo una zattera e circumnavighiamo l'isola? Ok, è un'idea di merda, va bene. Rompe. Ma Leo? Madonna, mi sono alzato 2 secondi, tranquilla. Sono letteralmente alzato e ho aperto la porta. Allora, letteralmente amo, ti puoi alzare pure per 30, per un secondo. Se io quando mi giro vedo nessuno in quella camma. Ma questo è lore, perché non possiamo romperlo. Eh sì, ed è strano. È tipo un triceratopo. Proviamo a fare la zattera, raga, perché ora fa notte, non voglio essere a terra. Dai, zatteriamoci, vado a prendere il legno. Anzi, faccio il progetto intanto. Cavolo, bisognerebbe buttare giù velocemente quegli alberi. Se solo ci fosse un modo. No, Leo. Cosa no, Leo? Va bene. Vi ho chiesto se c'è un modo per buttare giù velocemente. Penso con l'accetta possiamo farcela. Dai, fallo. Stai cercando di fare Skyrim mod? Vogliamo una zattera piccola o una zattera grande? Dai, zattera grande, se dobbiamo circumnavigare. Tanto vale farlo bene. Abbiamo solo 3 alberi. Ma non ci basta il rifugio per fare la nanna? Beh, ma vogliamo circumnavigare. Nella zattera grande forse possiamo dormire. Oppure prendo la casa galleggiante. No, la zattera. Zattera grande, 32 stick, 57 log. Ok, zattera piccola. 7 log, 4 stick. Perfetto. Non so perché, ma mi sembra più fattibile. Allora, se scopriamo che gli squali... E due corde, raga, due corde. Mi metto a piangere. Bertra, se tu ti azzardi... Dico solo se tu ti azzardi. Non so di cosa stai parlando. Infine, no, io ho detto quello che devo dire. Leo, la noce è pericolosa. La noce? Mancano...
Vado a quell'altro albero là in fondo. Questo uccellino si fidava di me, ha fatto male. Uccellino. Ma in realtà dovrebbero bastare i log. Log! Log Rider! Ne mancano 5, 6, ne mancano 3. Oh, c'è la tipa nuda che mi insegue, raga! No, scappa Carlotta! Oh, oh, la figa! Dov'è? Oh, oh! No! Oh, oh, c'è la principessa! Perché c'è una singola tipa nuda che mi segue, però? Vuole fare sesso con te? Non mi sta attaccando. Manca un log! Vai, Leo, mettila! A bordo della zattera! Ma in realtà ha solo paura di me, la Fra. Già che devo fare Poldo? Metti il log, dai! Ma in che senso? Qua? Ma poverina, sì, ma è stata spaventata! Puoi mettere il log, Leo. Ma un attimo, c'è tolta che... Tolta, c'è la tipa? Un attimo, Poldo, vediamo. Poi li andiamo a prendere, tu metti il log. Dove? Ma mi sai, penso che mi stai portando verso qualcosa, raga. Metti quel cazzo di log adesso. Come faccio a mettere giù il log? Non ti muovere, bro. Ma guarda, ma mi aspetta. Ma raga, mi sta straportando da qualche parte questa. Tutta che segue le tipe nude. Raga, ora è notte, vi avviso. È notte. Leo, ma questa scena è molto romantica, dovremmo baciarci in bocca. Ma tu hai un tronco in mano, posso? Sì, sì, perché appunto avevi detto che questa cosa è romantica. No, vabbè, hai parlato del bacio, riscendo, che raga, solo perché stavo andando verso il gelido e non avevo voglia di morire. Sei duro come un tronco. Vuoi provare a prendere per la sub. Il mio tronco? Poldo, vuoi il mio tronco? È molto bello. Tua mamma. Ah, io ho dovuto una TNT sulla zattera. Così è meglio, raga. Ma volete che vi aumento la luminosità da OBS? Ciu-ciu! Stiamo partendo. Aspetta, magari c'è un modo per aumentare la luminosità. Salve, signor Bertrando. Biglietto, prego. No. È uscito il libro quando ho detto biglietto. Mio Dio, Così Leo. Ditemi se va bene. Va bene, tutto. Grazie. They said it could not be done. Madonna, cantate Leo, tu me, questo ragazzi. Cazzo di tronco. Ma perché voi avete tutti un accento in mano? Io non ho detto niente. Paul sta pagaiando con un accendino in mano. È un po' buggato. Cosa si è aggiunto alla lista di cose da fare? Farsi i cazzi propri, forse. Esplora, trova i passeggeri smarriti. Trova una strada per la dolina. Cosa cazzo è la dolina? Potete dirmelo voi, perché dolina. Io ho il tronco in mano e non posso aprire la roba. Ti prego, Leo, troppo questo tronco, che se no io non posso vedere niente di questa visuale. Cioè, Fra, letteralmente tutta la mia visuale è ripiena del tronco. Devo per forza guardare il nulla totale. Giro velocemente così. Prendete un pezzo di carne, raga, mangiate. Giro velocemente così, cosa vedete? Nulla, sempre. No, il mio tronco! La carne era un bait! Che cazzo è successo? Perché è saltato? Raga, il mio tronco. Raga, perché c'è stata quell'ondina? Perché ho buttato per terra il mio tronco. Minchia, fai saltare tutto. Lo ributti di sotto, per favore. No, ragazzi, fa troppa paura. No, che paura. Ma... Aiuto. Tronco! Questa scena è inquietantissima. Ho perso il tronco per sempre. Comunque la dolina è un grosso buco. È il grosso buco, non un randomico. No, è uno. Basta quello di Leo. Oh, scusate. Era un po'. Andiamo a fare la gita tra di noi. Minchia, Bertra, se laghi. Ma lag? Domanda. Da morire, rifresciare. Ma? Ma anche Leo, però. Allora, perché mi ha preso la foto di Timmy? No, non ti fa andare più di qua. Perché sennò, cioè, devi trovare tuo figlio. Questi sono i bordi della mappa. Prende la foto di Timmy in mano e non ti fa andare avanti. Ah, gatto, che paura. E ti dice, pensa tuo figlio torna indietro. È stato bellissimo vedere il fuoco completamente sommerso dall'acqua e absolutely nothing else happening. Ok. Andiamo dall'altro lato, allora. Totta, ci sono su Kamify? Sì, sì. Okay, che c'è su una molotov? No, io non accetto in mano. Strano. Potete dire Leo quanto volete. Oh Paul, no! Non dare colpe a me che non oh, ho. No! No! Oh, no! Ma come ha fatto? Yes! Yes, è tornato! Oh sì! Non ci credo. Non Madonna! Che palle sto tronco!
Ora metto il mio tronco in faccia totta. Leo, ciao, letteralmente gattino. Non posso vedere niente, stiamo in live. Togli sto cazzo di tronco. Oh mio Dio, che spavento. Non avrete il mio tronco! Wow. Sono arrabbiati perché ho il loro tronco. Quando vedi, allora ti spiego. Se io faccio così, vedi, tu lo vedi il tronco? Ma raga, scendiamo, sì, e facciamo una battaglia matta. Puoi toglierlo, per favore? Scendiamo e facciamo una battaglia matta? Ma no, non ci guadagniamo niente. Leo, no, sono seria, togli sto cazzo di tronco, non si vede nient'altro nel gioco. Va bene, mi metto in un angolino. Ora cade. Cos'è? Sono in un angolino! Luce? È il tipo che corre che fa... Wah! Wow. Quella cosa che fa luce là sotto. Ah no, è una pianta tipo. Le piante non fanno luce? Beh. Questo giro in barca è stupidissimo. Andiamo a fare quella caverna, sì, per favore. No, 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 no. Quiz. Prendi il tronco, prendi il tronco, tieni. Quiz. Tota, hai il tronco dietro con te, aggrappati a quello. Ma dove è Totta? Arriva. Okay. Oddio, Totta, no, Totta, non girarti. Hai detto tipo dei fra che corrono. Li ho visti contro luce con la neve. Vieni su, vieni su, sali, vieni su. Sali, sali. Oh, pacchi. No, Berta, che cazzo fai? Berta, no, sei andato per sempre. No! Ah! Aspetta che devo un attimo mangiare. Non riesco a salire. Ah! Vieni, aspetta questo momento per leggere la chat e vedere se c'è qualcosa che mi sono persa. C'è un pacco di Amazon. Ci sei? Sì, andiamo, sì, andiamo a casa. Ringrazio il di sub, vai. Quindi mi muto, scusatemi. Grazie Leila per la sub, non so se ti avevo ringraziato, però non mi sembra che c'è qualcun altro. Mi chiede screziato come se mi fossi dimenticato di tutti voi. 50 bit di Crow. Grazie mille. Siamo già andati alla barca, sì. E basta, fino a qua mi fa leggere. Oh. Ok, raga. Oldo, com'è? Riesci a vedere davanti bene? Eh? Sì. Bertra butta di acqua. Mai. Ma io non vedo nessuno che sta prendendo fuoco. Neanch'io, solo Bertra che fa. Ah, ora un po'. È un attention war. Bertra è un attention war, madonna. Un'attenzione guerra. Che bello questo viaggio in barca, mi ragazza. Mi piace veramente questo viaggio in barca. Sì, molto, molto bello. Grazie, Tom. Poldo, che ci guidi. Tom. Poldo è tipo Caronte. Tom. No, no, ma non è tipo Caronte. Bertra, la spada infuocata. Bertra, diamo delle accettate alla tattera a vedere cosa succede, eh? Okay. No, no, ragazzi, raga, vi prego, no, non c'è. No, raga, non ci sono mezzo albero nei paraggi. Cioè... Ma la sto fissando, la mettiamo a posto. Leo, non farlo, Leo. Mi avete fatto lanciare il mio tronco. Era tutto quello che volevo. No, il mio non tronco. Farlo, ti prego, non farlo. Era tutto quello che volevo. Ma a casa te ne do 5. Di cal 5. No, no, Leo! No, Leo! Fallo per Raidon! Fallo per Raidon! Se tu lo fai, lo faccio anch'io, eh! No, lo faccio raga! Anch'io. Faccio anch'io! No, ragazzi, vi prego! Tanti auguri! Lo faccio! Ho un C4 in mano! Ho un C4! Lo faccio! L'hai acceso, ormai esplode! L'hai acceso, ormai esplode quella Bertra! Dove esplode? Ho visto la tristezza di questo cadere nell'acqua. Cos'è che hai detto, Poldo? Tu mamma senza cromosoma is. Mi sono bruciata. Era spagnolo, quello era qualcos'altro. Me sono bruciata. Disse la donna. Io guardo gli occhi di Poldo. La costa non è pazzesca, eh. Che brutta idea, non costa abbastanza. È come se fosse tutto scuro di notte. Poldo, mi dai un bacino? Leo è un cinese. Tua mamma. Ho visto gli occhi. Basta, vi prego. Tua mamma, tua mamma.
fa. Esploriamo qua. No, voglio fare figli, voglio fare sesso con i fogli. Sapete che penso che è il fiume che abbiamo dove porto, ci ha portato a fare la gita degli elementari? Beh, è il mare. Che cos'è stato? No, perché c'è un'isoletta, boh, vabbè. Distruggo la zattera. No, no, non lo fare, che cazzo fai? Leo, Leonard. Cosa? Stupido. Oh, ha scritto qualcosa. Nuovo animale scoperto. Ma? Oh cazzo. No. È sotto di noi, Poldo. C'è qualcosa che si muove là dietro. Fra, c'è qualcosa che si muove là dietro. Se cadiamo è la fine, Poldo. Allora. Se qualcuno dà un'accettata alla cosa e si rompe, è la fine. No, ragazzi. Bertra, non dare accettate alla zattera. Ok, non lo fa. Ah! Io sloggo. Buttali in acqua, Bertra. No, che c'è quella cosa. Ma perché stai ragazzi, sotto? Ci siamo incastrati. Ah, posso fare la retro? Godo. Ora l'hai scoperto. Anam. No, porca troia. Ma voi state giocando a Subnautica? Ma come fate? Ma perché non c'è la retro? Poldo, sarebbe un peccato se qualcuno desse l'ultima accettata, vero? No, dai, non lo fare. Aspetta, seriamente, perché uno sbatti qua, cioè moriamo. Cosa sta facendo Riccardo Bertrando? Shish kebab. Tu. Cos'è sto suono? Io non sento niente. Io perché ho un bastone che è bastone upgradato? È il nome di questo bastone. Anch'io ho il bastone potenziato. Perché? Cos'è che è stato potenziato da cosa? Magari gli ha aggiunto piumi o minchia di questo. No, non ha niente. Ricordate di assumere abbastanza sale e minerali. Io voglio assumere dei lavoratori. Oh no, che okay, qua ci andiamo dentro un posto dove. Fra qua. È un'isola. La riva! Come un'isola? È una penisola. Brutta. Penisola! No, fra. Se è una penisola, non devi andare verso la roccia. Perché è una fottuta penisola, è attaccata alla roccia. Ok, giusto. Isola pene. Tua mamma è una penisola. Ok, adesso mi metto a piangere. Hai una penisola negli occhi. Cosa ho visto? Ma io credo sia la normale riva comunque. Fra, c'è letteralmente un attimo che bevo. Non so se hai visionato questa roba di 4 km in altezza di roccia. Ma io non la vedo. Ma come fai a non vederla? Oh, che cazzo era? Mortacci vostra. Leo, è la tua faccia normale questa o ti sei... No, ho appena trovato un crafting della Madonna. Oh cazzo. Leo ha frizzato. No, allora, un'altra penisolina. No, ho trovato un crafting della Madonna. Sì, metto questo. Ah, siamo a casa, raga, siamo a casa. Ah, siamo a casa. Giunti. Bertra. Guarda la mia lancia. Oh no. Può diventare una lancia con una molotov che lanci ed esplode. Ah sì, io ce l'avevo dal primo episodio. Ma che cazzo vuol dire? È bellissima! Quindi se io rido fuoco e la lancio a Poldo? Ma le lance si chiamano lance perché le puoi lanciare. Ma non me li fa dare Madonna fuoco Poldo. La lancia lanciabile? No, perché sono fatte di arancia. Devi lanciare e basta. Ah, non posso lanciare e fa un'esplosione lontano. No, accendi le persone. Ah, ora sono triste. Ah! All falling in the same fucking pit. Se solo qualcuno di noi avesse un trucco per poter costruire una scala. Raga, ma è pieno di log in acqua qua. Ma perché è l'albero che prima è caduto. Non riesco a salire. Tanta porta quei log che facciamo una scala. Stai pazzendo. Vai Ricca. Vai. Attento Tomma che sei scivola. No, Tomma sei scivola. Dio porco. No. Poldo. Scusate. Mi sono innervosito. L'ha droppata così dal nulla. Scusatemi. Mi sono innervosito. Ok dai ti capiamo. Ma porco il... Come cazzo avete fatto a salire? Poldo! Aiuto. Che c'è? Ah no, era Berta stavolta. Amici, come avete fatto a salire? Salti. Sono salita dall'altra parte. Andiamo alla grotta. Mi aspettate per favore. Non stiamo facendo niente emozionante per ora, Sburbox. State facendo palesemente sesso senza di me.
Poldo, ci sono degli snack là sopra che sto morendo di fame? Io ammazzo tuo padre, altro che. Sì, comunque sì. Ma c'è il cibo essiccato a casa, perché non l'hai preso? Perché mangio dal dall'aereo. Questo vassoio è partito verso lo spazio missile. Oui. Poldo, ma che cazzo è lo spazio missile? Fa schifo. Beh, te lo dico preventivamente. Sei molto a filo con la webcam. Ma lo so, Totta, ma non mi basta più di così. C'è una cosa che so che è tranquilla. Sì, sì, infatti non l'hai mai fatto. No, infatti, cioè, perché dovrei farlo? Ma perché Leo si abbassa durante la live? Perché voglio immaginare che la sua sedia sia rotta e piano piano si abbassa. Raga, perché sono salita in casa e un essiccatore si è distrutto davanti ai miei occhi? Ho sentito che era quel suono lì. Ma? No, guarda i log qua, qualcuno ha fatto cadere un albero. Bertra ha fatto cadere l'albero che è caduto sulla casa e ha rotto gli essiccatori al suo interno. No, vabbè, Bertra. Tu sei veramente un danno. Riccardo, sei veramente... Non ti portiamo più in gita con noi, mai più. Dai, no, per favore. No, hanno ragione. Cervo! Raga, possiamo pensare di fare una casa tipo gigantesca? Andiamo a fare la grotta, porca puttana. Ma perché ora ci tieni così tanto a fare questa cazzo di fottutissima grotta di merda? Begambesoni. Cosa voleva dire questa cosa che hai detto, scusa? Volendo possiamo fare... Allora, qua sto facendo lo stecca... come si dice? Il recinto. All'interno del recinto poi possiamo buttare giù tranquillamente l'albero e farci la casa grande lì. Vero? Perché tanto perché se faccio tutto il recinto fatto bene, con il cancello... Non possono entrare a prescindere. Beh, oddio, in realtà sì. E come? Quando arrivano quelli che lanciano. Ma sì, ci lanciano le palline da tennis all'interno, vabbè, pace. Beh, oddio, ci lanciano dei bambini infuocati. Non so se hai mai giocato a The Forest. In quanto sei arrivata in là, che cos'è che ci lanciano dei bambini infuocati? Fra, cioè, a una certa c'è un tipo che sono tipo 10 persone unite che poi si smolecolano e lanciarti per lanciarti gente dentro. Ma che arte lancia? Tipo la musica, la scultura? Andiamo a fare la grotta! Poldo! Ah, va bene, me la vado a farmela da solo. Me la vado a farmela, ok, vai. Leo, stai disboscando. Stai ancora di... Porca puttana, che dramma. Ne ho buttati giù sei. Sei ne ho buttati giù con una TNT. Ragazzi, ma posso ricostruire la palizzata? Non possiamo andare in quella grotta? Sì, perché okay, non andiamo nella grotta? Ok, andiamo in quella grotta, va bene, Poldo. Posso chiederti però perché vuoi così tanto andare in quella grotta? Perché non abbiamo fatto niente, sono le 22. Poldo, ma non è vero che non abbiamo fatto niente. Siamo divertiti in amicizia. In gita, abbiamo fatto un giretto. A me sembra tanto, sinceramente. Poi se, vabbè, se per te noi non siamo abbastanza è un altro conto. Cioè, Poldo vuole speedrunnarla. Mamma mia, ma ragazzi, perché sento l'eco? Non lo so, l'ho sentito anch'io. Ah, ho sentito speedrun a raddoppia. E vabbè, dai, andiamo in caverna. Uccello. No, però prima di andare in caverna mettiamo un po' di cibo a essiccare. O cuociamolo almeno. Effettivamente sì, un po' di cibo messo via non sarebbe male per quando torniamo. Uccello. Poldo invece che va in caverna subito senza preoccuparsi degli altri. Poldo? Io... Ecco, era molto triste. Grazie, Axel. Grazie. Io ho un sacco di log, quindi se continui la staccionata, intanto li mettiamo, poi vediamo cosa fa. Che schifo, Dotta. Ma che ci fa un log dentro l'aereo? Ah, ecco dove era finito. Scusa, l'avevo perso. Immagina un servizio di car sharing sponsorizzato da Totta. Sarebbe Cartotta. Beh, per fortuna non Totta Sharing, perché non sarebbe particolarmente bello. Oh, sì. Anzi, che è proprio Carlotta. Leonardo, attento! No, bro, ti ho investito con la slitta di Babbo Natale. Ah, troppo noi. Ora mi paghi l'assicurazione. Vai, fai il progetto, fai il progetto. E qua abbiamo un botto di roba. Allora, no, io ragazzi, ho ucciso 100 animali e mi ha dato l'achievement Climate Change. Mi sento in colpa. Il cancello, sento... com'era? Non trovo il cancello. Grazie, Andre. Ma perché volano oggetti? Perché no, è la domanda. Dovrebbe volare la mia minchia.
Come si faceva il cancello? Non lo trovo. Non lo so, magari l'hai cancellato. Allora, ragazzi in chat, è più divertente fare i cancelli o andare in grotta? Oh, porca puttana! È più divertente il content che creiamo noi su qualsiasi cosa portiamo. Poi non trovo il cancello. Mia. E come faccio a modificare il muro normale? Come faccio a modificarlo? Cosa giochi? L'hai messo il dito in culo. Aspetta che lo faccio. Ok, e ora come modifico? Boh. Come modifico le mura? Io che ne so. Le mura le puoi modificare quando sono mid. Questo, guarda, fai il progetto della mura. Della mura. Della mura. Ah, ok, devo buttarla giù e poi... Ok, ok, esatto. Ok. Se ad esempio io faccio tac. Arrivi, boh, faccio il progetto completo già che ci sono. Ho un'idea, ragazzi. Quale se idea? Volete, facciamo un cancello per entrare nella grotta. Così non possiamo più uscire. Ok, e ora? E ora? Ah, R. Esatto. Oh. R cosa fa? Ah, no, R è per girarlo. Ma voi siete dei grandissimi player di The Forest. L'hai fatto? No, però non l'hai confermato, fra. È lì. Lo state facendo voi, lo state modificando. Penso che quando li metti sulla linea poi lo fa a prescindere. Ok. Dai, finiamo questa cosa e poi andiamo, Polodo. Polodo, tranquillo, andremo nella tua grotta. So che ti fa paura il mare e che a vederlo da qui ti fa paura. Io sborro sugli sbirri. Che cazzo è? Oh mio Dio! Porca troia, che paura! Mi sono cagato addosso! Raga. Merda, il fra! Io no, ragazzi, detto mi sono... No, sta cosa non va bene, mi fa male il cuore. Mi fa male il cuore, mi sono cagato addosso. È un ragno! È saltato! Brucia troia! No! Poldo, totta? Sì? Volete combattere anche voi? Letteralmente sono stata la prima a combatterci. Poldo, dove sei? No, ragazzi, sono un attimo sopra. Mi sto riprendendo, mi sono cagato troppo. Ok, esploso, è morto. Ma ragazzi, io Cristo, Dio. Ah, Toto usava l'arco, ok. No, io lo stavo usando l'arco. Ah, Beto usava l'arco, ok. Dategli ma questo fuoco, è raga. È quello sì. È il fra di prima. Sì. Poldo? Ma che cazzo? Vorrei vedere la live di Poldo ora, scusami. No, ragazzi, mi sento troppo male. Ti stai cacando. Poldo, tutto a posto? No, credo mi sia cioè, io sia andato in iperventilazione perché ho il battito cardiaco altissimo. Minchia, Poldo. Sei sbiancato, fra. Sono morto. No, perché voi non avete idea. Io ero là per i fatti miei. Mi giro a sinistra, mi vedo sto coso che mi corre di fronte. Guarda, se qualcuno ha clippato, dopo ti mando la clip. Mi sono cagato nelle mutande. Sto male. Beh, abbiamo appena scoperto che non prende fuoco. Ma come non prende fuoco? No, ma come l'avete ucciso? Ad accettate. Le frecce. No, che palle, noi ci dobbiamo tenere sto coso dentro casa tutto il tempo. Oh, ti dà l'armor, raga, fate l'armor. Sì, sì. Poldo, prendi l'armor, te la metti anche tu, hai combattuto valorosamente. Me la sono messo. Ma raga, scusate, io e ci dobbiamo tenere sto coso per tutto il tempo, è tremendo. Io avevo detto di andare in grotta, guardate cosa è successo. Oh, letteralmente la prima volta che l'abbiamo beccata era in caverna, fra, ti ricordo. Dai, andiamo in grotta, raga. Ma non voleva finire prima il muro. Va bene, finiamo il muro. Poldo, non accettarmi tronchi. Dai, Poldo, forse ti conviene finire un po' il muro, così ti calmi un attimo. No, grazie, vero. Luke. Vero. 43-16. Ah! Porca no, Poldo, non dirlo! Mi sono cagato in mano. Mi sono cagato in mano. Avete mai fatto la cacca in verticale? Sì. In che senso in verticale? Cioè, mentre fate la verticale. Ah no, pensavo sdraiato, così la cacca esce in verticale. Che schifo, Ricky. Ricky? Ah, madonna. Ricky! Cazzo ridi? Tua mamma.
Tua mamma. A me fa particolarmente ridere quanto Apoldo faccia ridere tua mamma. Tua mamma. No, a me fa ridere perché è un metameme, cioè proprio rispondere tua mamma, non lo so. Ah, questa generazione Z. Madonna. Porca puttana, che caga sburato. Come faccio a richiudere la porta? Ok, questo è pieno. Ma perché saltano vassoi? Ok, dovrebbe essere quasi finito. Timber! Sì. Sei andato down? No, Poldo! Poldo, non rubarmi i bastoni mentre vado! Sennò come lo finisco il muro? Madonna, madonna, madonna. Un giorno te lo giuro, un giorno ti denuncio alle autorità competenti. Oui, oui, oui. Un giorno faccio sapere che sei un clandestino. Te lo giuro, un giorno vado in giro e glielo dico alla Sicilia. Al giornale proprio. Ok. Ah no, ancora laggiù. Ne servono. Verso la costa. Ah sì, se invece di andare in grotta andiamo nella barca, visto che abbiamo la tessera. Chissà se no, ma la tessera non è per la barca. Ma come no? No? Leo, puoi vedere un attimo qua? Un attimo. Io non la vedo mica nell'inventario. No, ce n'è solo una. E ce l'ho io. Poggers. Sì? Oh no. Oh no. Che è successo? Cosa hai fatto, Poldo? Cosa hai fatto, Poldo? Cosa hai fatto cadere sul mio muro? Essere caduta in mare in slitta con i tronchi. Poldo! Mi dispiace un sacco, ragazzi. Non la vado a recuperare. Ok. Ma Totta si è proprio buttata in mare. Perché lei ci tiene la mia slitta, a differenza di qualcuno qui. Ma come la saliresti, Totta, perdonami? Come la saliresti? Sì, come la saliresti? Bro, tu trasudi sud dall'esistenza. Trasudi. Ma che c'è di male in dove... come te la saliresti? La saliresti? Ma è la slitta dei sassi, scusa. La slitta? Ma è la slitta dei sassi? No, è quella dei... Ma no. Tronchi. Sì. Ci sono solo dei sassi dentro, scusa. Io ti giuro che è quella dei tronchi, perché l'ho rubata a Leo e l'ho buttata giù fingendo che mi sia caduta. Bastardo. No, Fra, mi sa che hai flashato. Ok, cos'è tutto quanto bello bello chiuso? Sai cos'altro è bello chiuso? Ah, ma era vuota la slitta? Sì, sì, quella dei sassi è qua, effettivamente. Ma era vuota la slitta dei tronchi? Boh. Poldo, sei un danno. Ah, come pensavo. Comunque ci sono un sacco di pesciolini, ma non c'è mezzo scuola da nessuna parte, raga. Andiamo a fare la grotta. Madonna, c'è una grotta. Poldo, madonna mia. Chiamate questa live. Poldo insiste perché vuole andare in grotta. Assume. Che è tua mamma. Tua mamma. Sì, ecco, un'altra cosa che ho notato quando mi sono fatta la maratona dei tuoi video. Devi smetterla di dire sium. No, veramente devi smetterla. Ogni cioè, tanto, devi era tanto è troppo, mi guardo allo è eccessivo. E faccio basta. Mamma mi dico basta, devi smetterla. Ogni tanto Andrea. Ti guardi allo specchio e dici sium. Stai diventando proprio la parodia di te stesso dicendo sium, smettila. No, ma poi dopo un po' diventa proprio, cioè non è solo sium. Sium, siumico, potente siumata. Sium. Sì, la siumificazione dell'anima. Cristo benedetto. Sì, sì, ma devo smetterla. Sì, 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 adesso ho tua mamma che mi deve passare. Adesso le ha dato il sium per la tua mamma? Esatto. La tua mammificazione. Andiamo in grotta, vi prego! Ah, non ci andiamo in cazzo di grotta in questo episodio, basta! Poldo, basta, cioè, devi lasciare stare la grotta. Devi superarla questa fottuta grotta. Quanto rumore che fa questo cancello quando si apre. Sì, ma davvero non stiamo andando in grotta, ragazzi? Sono serio. Poldo, sei triste? Ma davvero non stiamo andando in grotta? Perché ogni episodio dobbiamo andare in grotta? Vabbè, ma... Poldo, okay. Come ti senti riguardo? Dimmi. Va bene. Okay. Senti un cosa po'... Cosa vogliamo fare, allora?
Boh, potremmo andare in grotta. Andiamo alla barca. Ma la barca non c'è niente, ci siamo già stati. Abbiamo la tessera. No, non ce l'abbiamo, non è per la barca. E per cos'è? Per il laboratorio. Di Dexter. Ci sono mille diavolerie. Dexter. Ci sono mille diavolerie. Ma tra to e esplosioni. Andiamo in grotta? No, io adesso uccido Leo. No, non andiamo in grotta. No, questo no, che se cade vicino alla casa, se cade verso la casa è la fine. Non cade verso la casa. Cade in base a dove lo sì. Coppi. Cade in base, basato, in base. Basato, su cosa? Io però gli altri tre sono volati di sotto. Ascolta Maxi, il processo che ha sconfitto la Ok, ho finito un pezzo di cancello, manca l'altro. Avete presente quella sensazione bene? Bruttissima di quando volete far vedere un video a un vostro amico e gli dite no ragazzi, guarda, devi proprio vedere questo video. Poi apri il video e parte la pubblicità di Audible da 15 secondi che dovete guardare eternamente in silenzio senza che nessuno dica niente. Perché hai portato uno zainetto? In che senso? Anch'io, uno zainetto, anche uno zainetto? Tutti ce l'hanno, sì. Non l'avevo mai notato. Dove abbiamo pensi uno che metti le cose? Boh, in tasca. Cioè, non è come la vita reale che avete un'accetta in tasca? Io voglio smettere di fare questa serie con lei. Scemunito e corrato. Poldo. Guarda che io adesso io ti dico cose. Cosa dici? Quando faccio rap, frate, sono pericoloso. Cose. Madonna, che brutto era quel video che avevi fatto, te lo ricordi? Mamma mia, ma perché l'ho fatto? Non lo so. Che video era? Cos'è che è volato di sotto? Era un posso video lasciare il muro così, raga? Mi sa un po' di arte contemporanea. Mi piace. Cos'è? Non so dove sei. Dentro casa. Dove siamo tutti, Leo? Il muro così, ti piace? Molto bello. È un po' artistico. È molto bello, sì. Ho sentito un singolo. Yeet. No, ragazzi. Qualcuno clippi quello che è appena successo. Che è successo? Stavo colpendo una valigia con l'accetta. Leo mi ha colpito col tronco, mi ha buttato in avanti e ha completato l'animazione di rompere sul focolare. Ok. Qualcuno clippi questa cosa, per favore. Guarda che belli, al sicuro che siamo dentro questo muro. Sì. Dovrebbero esserci più muri. Oh, cos'è stato appena fatto? Hanno appena... La mia lista del to-do è stata... Ho riso. Perché la mia lista del to-do è stata upgradata? Cosa è successo? Boh. Oh! Okay. Oh! Andiamo a esplorare. Cosa? Cosa? Il centro commerciale. Perché ho preso fuoco? Ah, un formicolino al piede! Devo fare un balletto di Fortnite! Io ogni tanto mi chiedo cosa stiamo facendo della nostra vita. Carino questo. Bello! Mi piace che stanno tutti leggendo il libro. Sì, è molto tenero. Voi che libro state leggendo? Mamma mia! Poldo, sei l'unico che si spaventa per queste cose. E d'ora in poi te lo farò sempre. No, scusa, ti togli di mezzo che sto costruendo. Quindi, raga, andiamo in grotta? Hai fatto lotta, tutto a posto. Che cos'è? Possiamo costruirlo? No, hai fatto un gazebo. Sì. È una delle parole più divertenti che abbia mai sentito. Gazebo. Mi piace molto. No, la trovo Vai molto carina. Secondo me potremmo andare in grotta, raga. Sai che non sarebbe una idea cattiva? Se non andiamo in grotta a fare i balletti di Fortnite. Beh, allora mi stai dando assoluti incentivi per non andare in grotta. No, ha detto se non andiamo in grotta a fare i balletti di Fortnite. Appunto. Ma io le piattaforme devo farle una a una? Non posso tirarle dritte? Tua madre.
Assolutamente randomico momento tua madre. Leo, che randomico cazzo stai facendo? Volevo fare, volevo fare le piattaforme per la casa. Andiamo in grotta. Andiamo in grotta? Devo andare poi in grotta? Raga, no, non andiamo in grotta. Andiamo in grotta. Nota, vuoi andare in grotta? Ma mancano le tre... No. Andiamo in grotta? No. Dai, ma 40 minuti in grotta può essere fannido. Ok. Comunque grazie a Totta che ha lasciato tutti i bastoncini qua, adesso possiamo completare il gazebo. Servivano 60 bastoncini, non so chi aveva voglia di... Prego, prendere. Raga. Sì, ma adesso servono 52 fottuti tronchi, raga. Per il gazebo? Dormiamo? Sì, facciamo passare la notte? Sì, sì, ragazzi, direi notte e poi grotta. Ma perché non va bene la grotta? Ancora? Ma secondo me troviamo qualcosa per continuare il gioco. Allora, ma continuare il gioco significa anche non fare solo esplorazione. Cioè, abbiamo fatto esplorazione, ora possiamo costruirci la nostra casa, farcela decente e poi prossima volta andare in grotta. Andiamo in prossima grotta. Volta costruiamo casa? Sì, ci sta, spacca. Go, che cazzo deve dormire, porca puttana? Chi manca? Ah, io scusate, mi stavo facendo brutto coglione. Poldo, dormi, che ti devi riposare, che domani andiamo in grotta. Sì. Cioè, guarda che bello svegliarsi e vedere questo. Va bene, andiamo in grotta. Ma no, raga, dobbiamo farci qualcosa assolutamente per il cibo, comunque. Per la grotta? Sì. Più che altro non so il cibo, cioè... Ma io me la magno cruda, cioè che cazzo devo fare? Io posso però fare questa cosa, se non erro. Sesso. Comunque il cancello è utile per gli estranei là fuori, ma non per gli uccellini che possono oltrepassarla tranquillamente. No, beh, perché giusto. Possono? Ti giuro. Ma come fanno? Tua mamma. Donna Poldo, io ti giuro ti darei i bacini. Bacini sul cazzo. Io penso che c'è un moglie di fame. Come funziona? Cioè, qual è il modo più rapido per fare cibo? Il falò? Il fuochetto. Sì, il fuochetto. Quindi, fammi vedere che fuochetti ci sono. Facciamo il fire pit? Andiamo in grotta. Poldo. Poldo. Io oggi te, guarda. Sesso? Io oggi te. Mlemlemlemlem. Comunque effettivamente mi hanno fatto notare che c'è una cosa molto bella da fare. Ovvero? Andare in grotta. Fatti i cazzi tuoi. Andare in grotta. Andiamo in grotta. Yes. Va bene. Fai allora, fuoco. Fammi le cose. Vado a costruire. Ma perché non mi posso sedere sulla mia panchina che ho fatto con tanto amore? Berta, perché costruisci le cose a cazzo, in mezzo? È una catapulta, ci difendiamo. Ma non metterla lì! Una catapulta! Cioè, perché? Catapulta! Oh, questa è stata una cosa utile, ragazzi. Va bene, che la faccio fuori. Bocchinari. Mangia carne, mangia papa. Levo? Sì? Puoi convincere Totta ad andare in grotta? Non penso che si possa, Totta, Poldo, non vuole farlo in assolutamente. È vero. Sarebbe un sacco andare in grotta. Raga, ho un'idea, perché non andiamo in grotta? Raga, ho un'idea, perché non dite qualcosa che fa ridere? Andiamo in grotta! No, Berta, ha detto qualcosa che fa ridere. Ah, scusa, ho sbagliato. Sesso. No, vabbè. Allora, se io la casa la faccio in questo modo qua... Che cazzo sono i miei tronchi? Che cazzo li hai usati? Ma cos'è? Ancora non sono arrivati i Maneskin a casa nostra. Perché c'è qualcuno a fuoco? Sono io, scusate, raga. Tutto okay. Bene? Sì, ma abbastanza, ti dirò. No, comunque dobbiamo mettere all'esterno quelli con i rocce, con le rocce e gli spuntoni. Sì, l'ho fatto uno io prima. Ma brutale. Tutto all'esterno, in teoria. Sì, sì, no, ne ho fatto uno prima. Ah, oh, raga, tipi nudi che ci stanno. Tipo 8 fottuti tipi nudi, raga. Ora no, rientro, chiudetemi la porta Maneskin. Dietro. Chiudetemi la porta dietro. Chiudetemi la Fugen porta dietro. Cos'è questa cosa tremenda, Leo? È le fondamenta per la casa. Ok. Amici, perché non posso entrare? Qui.
Poi farò l'entrata della casetta da qua, facendo le scalette che sale, ed è qui c'è l'entrata di casa. Ci sono ancora i Maneskin fuori? Boh, li vogliamo affrontare o... Ma sì, sì. Scusate. Sì? Dove sei tu, scusa? Perché problema c'è? Non ho capito. Dove sei sulla mappa? A casa. Ah, in casa. Ok. Perché? Che è successo? Non ti vedevo, penso fossi rimasto fuori a combattere i Maneskin da solo. Poddo, perché mi dici che sei in grotta? Io vado di TNT. Ma voi li vedete ancora i Maneskin? Aspetta, occhio che lancio una TNT su questi alberi. Ah, ok. Parlami d'amore, teste, culo, pene. E qualcuno porta la slitta? Non lo so, la mia slitta è tipo giù per un dirupo. Ah, ma ce ne giù per, giù per il tubo. Io giù per il tubo. Poldo, quando è che fai il gioco di giù per il tubo? Una volta ho fatto sesso guardando giù per il tubo. Ti prego, dimmi che è vero. Dici di più. Ti prego, no, dimmi che è vero. Purtroppo no. Questa cosa mi ha distrutto. Però ora è il mio nuovo però sex dream. Però lo proporrò. Puoi fare sesso stasera guardando giù per il tubo? Ci penserò. Va bene. Bertra. Comunque stiamo deforestando sul serio la Sicilia in questo episodio. Aspetta, era il nome della serie. La tua catapulta è in mezzo alle... Catapulta? Come dico che sia. Ma mi fa portare solo due tronchi alla volta. Voglio, ma facciamo una slitta, ci muoviamo di più. La slitta. Ma ce n'è una in più a casa, lo so, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Il carrellino della spesa. Ah, io non ho mai guidato un carrello della spesa in acqua. Prima o poi lo voglio fare. Come si fa a mettere? Non ho mai guidato un carrello della spesa in acqua. No, ragazzi, è arrivato Terenas. Ti sei perso la live di prima di Minecraft. Scusa, il tuo content preferito dove io ho quasi pianto. Ti sei perso l'apo. Cioè, un carrello della spesa, sai quando lo usino per andare sul mercato, però in acqua. Io non l'ho mai fatto. Neanch'io. Oh, ma cioè, sei in Sicilia, hai un sacco di acqua, perché non l'hai mai fatto? Ma lo devo fare prima o poi. No, dovevi farlo prima, adesso non sei più in Sicilia. Vabbè, ma abita Ravenna, c'è l'acqua qua. Che cazzo, ma che acqua c'è a Ravenna? Lo porti ad Acqualandia, a Mirabilandia, lì, dai. Ma c'è Marina di Ravenna. Cazzaro. Sì, sì, Marina. Ah, Marina, sì, Marina di Ravenna. Anche a Milano abbiamo Milano Marittima, ma che c'entra? Mi sa che ho sbagliato tasto per mettere i tronchi. Beh, perché hai fatto quella faccia stranissima? No, Leo, ti prego, Leo, lascia il cuore, ti prego. Che è successo? Whiz. Vieni qua. Scusa, li rimetto, guarda. Aia, Cordusio. Ma poi stai usando le frecce quelle buone. Perché l'hai chiamato Cordusio? Tutte. Ciao, gatto. Ecco, sarà meglio per te. Sarà meglio per te che non ti ci voglio più rivedere a Cairoli, Poldo. Che bella capoccia. Ah, ho preso fuoco, puttana Eva. È piena, ecco perché. Non ti ci voglio più rivedere a Cairoli. Poldo, mi diceva Bertra che in Sicilia usano i gatti per deforestare. È vero. Allora, intanto, ciao Terenas, benvenuto in live. Per seconda cosa, ti invito ad ascoltare Maxi, il processo che ha sconfitto la mafia, il mio nuovo libro su Audible. Ti ricordi Max, quando Poldo distava tantissimo Terenas in live? Minchia. Non è mai successo. Che gli diceva che sua madre. Sì, ogni volta dicevo, sì, Terenas, tua mamma. Un laghetto e una doccetta. Perché una doccetta? Un laghetto? In casa? Mi sembra una cosa perché vuole vedere Totta che fa la doccia, Totta che fa la doccia. Ah, sì. Tanto Terenas nella mia tier list di Twitch Italia era anche abbastanza alto, era se non sbaglio nel secondo. Sì, guarda come si sta parando il culo, cioè è una cosa non necessaria da dire. No, quindi... ma la tier list... No, no, perché voi non avete visto la tier list, ma è una tier list le persone con cui potrei combattere, quindi effettivamente se potrei... Se voi non la smettete di fare fuochi a cazzo di cane che ci uccidono, io uccido voi. Ma che cazzo è successo? Vai, manca un tronco solo, Berta, se metti i tuoi. Tua mamma. Ah, ma voi state costruendo il gazebo. Cioè, le piattaforme. Io no, il io sto per la casa. Gazebo, anch'io il gazebo. Io il gazebo. Il gazebo. Ah, io la casa da solo, va bene. Sono estremamente simili, come Damiano dei Maneskin e Bertra. Siamo la stessa persona. Poldo, allora. Somiglianza tra Poldo, Damiano adesso... dei Maneskin e Hilary Blasi. Poldo, quante volte tu hai mai ascoltato Little Big? Ma in realtà abbastanza. Ok, dimmi che Berta in questo momento non è cantante. Oddio, è vero. È vero.
L'incredibile somiglianza tra Ezra Miller in questo momento, Bertra. Ezra Miller? Ma che dici? Magari. Gli piacisse? Potrei farmi arrestare. Potessi fare qualcosa da Ezra Miller. Mirror? È il bambino che picchia? Eh? È il bambino che picchia, Ezra Miller? Quello... Ezra Miller c'ha tipo 40 anni. Sì, anche il bambino che picchia c'ha 40 anni. Di cosa stiamo parlando? Mi sono perso il bambino quello turco che picchia tutti. Ah, Asbulla? Asbulla? Esatto, lui. Come cazzo hai confuso Asbulla con Ezra Miller? Ma guarda che sono uguali. Aspetta, non me lo tirare fuori. Scusa. Avete mai fatto sesso mentre vi lavate i denti? Con Bertra, no, mi sono lavato i denti mentre facevo sesso. Chi vincerebbe tra Toilet Man e Bertra? Chi è Toilet Man? Toilet Man. Come chi è Toilet Man? Ok, chi vincerebbe tra l'uomo Ventosa di Striscia la Notizia e Bertra? L'uomo Ventosa, intanto è Captain Ventosa, innanzitutto. Infatti, l'uomo Ventosa, mia, mio Dio. Per seconda cosa credo vincerebbe Falloppio Girl. Comunque, ieri... Vincerebbe Poldo o 10 gatte? Figa 10 gatte. Vincerebbe tra Goku Super Saiyan S e Don Giuseppe della chiesa qui vicino a casa mia. Don Giuseppe. Dipende, quanti anni ha Don Giuseppe? La mia deve essere una scelta ponderata, scusami. 87. Minchia, credo. Don Giuseppe, allora, assolutamente. Overkillato. Davvero? Beh, palese, sì. Guarda che spacca. Spacca i culi. Ma preferireste fare sesso? Con Don Goku Giuseppe Super Saiyan 3 o Goku Super Saiyan di livello 6? Minchia, Goku Super Saiyan. Assoluto. Ma non dobbiamo dare risposte serie, vero? Cioè, voi state dando risposte serie? Certo. Ah, ok. Penso di essere solo io. Chi vincerebbe tra un sondaggio che dice chi vincerebbe tra e il meme di Stonks? Minchia, il meme di Stonks, assoluto, 10 su 10, zie. Chi vincerebbe tra Bertra come è ora e Bertra come era prima? Intendo, ho pelato. Immaginato, intendo pelato immenso... quella foto con il pappagallo sopra che era tipo la squadra di calcio inglese. Ma ti immagini, esatto, se le crew di youtuber tipo Mainz e l'omino di crew possono essere formate solo da persone dello stesso peso? Pensavo dello stesso sesso. Beh, praticamente sì, sono sempre state formate da persone. Vabbè, anche noi sesso, effettivamente. Sì. Immagina i Mainz di 180 kg. Aspetta, non togli. Ti prego, non mi far ridere, altra cosa sbagliata. Totta non vuole che lo togli. Oh no, Riccardo! Che è successo? Se lo scopre Leo. Lo scopre Leo, sono qui, Paul, guarda dove sono, qui sono. Guarda dove è caduto il muro, guarda, lo scopre Leo. Madonna, Alberto, tu ogni tanto mi stupisci con la tua intelligenza, ti dirò. Ragazzi, dove la metto la slitta? Aspetta, riempio qua e... La metto qui. No! Tutto aiuto! Non mi salvare i tronchi, non me ne fatto un cazzo di te. Salvatore Pacciani. Guarda, tronchi che ci sono là sotto. Puppo. Era folto, però anche te. C'è una cosa recidiva. Recupero subito, cosa? Niente. Totta frizzata. Sì, sto sistemando. Dov'è Totta? A casa mia al momento. Ragazzi, vi ricordate il meme di Lever? Quando Lever era Dio? È durato tipo 3 anni e mezzo. Sì. Vero. E non ha stancato nessuno. È incredibile sta cosa. Non ho mai letto qualcuno che ha detto sono stanco del meme di Lever. Soprattutto non Lever. Forse Lever è l'unico che ha detto sono stanco del meme di Lever, ovviamente. Dal giorno 1, penso lui. Va, come nuovo questo. Tanto bellissimo. Voi non lo sapete, ma io e Lever abbiamo fatto sesso 2 anni fa. No, 2 anni fa ci siamo messi su Discord, e siamo stati una roba come 8 ore a creare 2 o 3 video
che contenevano messaggi criptati tipo in codice. Ah sì, me lo ricordo che li ha caricati Lever. Esatto, ah sì, quelli. E poi li ha caricati. E poi li ha cancellati. No, li ha cancellati. Sì, non ci sono più, credo. Leonardo! Ma ha lanciato una dinamite? Non è molto io quando crafto per far la legna. Ok, ci sta. Non è stato molto Signore degli Anelli da parte tua. Poldo, vai a prendere quella cazzo di slitta invece di buttarla giù, coglione. Ma è qua la slitta? Ma fuori! Non è stato very pogger su view. Era un po' arrabbiato con Berta che ha fissato il muro alla cazzo di cane. Ma che cazzo vuoi che è perfetto? Bro, c'è un gap che ci passa mia nonna in carrozzella. Ma che cazzo litigate? Ma dove minchia lo vedi il gap? Mia nonna in carrozzella passa quel muro. Ma dove minchia lo vedi? Dov'è? Mia nonna dov'è in il buco? Avevi un compito semplicissimo, creare una barriera architettonica e non ce l'hai fatta. Dov'è il buco? Ora dimmi dov'è il buco, puttana tua il madre. Buco. Ciao Leo. Ciao Poldo. Come stai? Tutto a posto? Stiamo discutendo amorevolmente con Bertra. Coglione, cazzo! Una cosa ho detto, non far cadere gli alberi, fai bene il muro. Una non riesci a farne. Fio! No, vabbè, Francesco Virgolini. Lo sapevo. Bertra, io ora te la distruggo questa lingua. Catapulta di merda, gli do fuoco. Non devi rompere i coglioni, la mia catapulta. Io ora ci faccio cadere sopra. Ti rompo la fottuta catapulta di merda. Io ti rompo il... No, aspetta. Da oggi in poi dovete chiamarmi Pedro. Oh, grazie a Dio che hai messo Madonna, quella R. È stato molto vicino. No, metti vicino alla casa, Fra. La quella l'abbiamo finita così. La R. Oh, ma il gazebo. Ma il gazebo è pronto. Sì, pensavo di mettere qua tutto il cibo. Ma io, no, nei gazebi ci si sposa. Ah, ok, sposiamoci. No, è una proposta? Vieni qua. No, scusa, aspetta. Tua mamma. Aspetta, come tolgo le cose? Okay. Poldo, vuoi prendere Totta come tua moglie? È una rale? Tua mamma? Eccoci. Aspetta, prendo la testa nuziale. Vuoi sposarmi? Oh, no! Sium! No, non mi rompere il gazebo! Non dire sium! Aspetta, fermo! Ma perché mi dà che posso fare... Mi dava un... Puoi prendere il braccio dalle mani? Ridammi il mio braccio, aia! Mi sta schiaffeggiando con un braccio! Questo pogger sparcura. Ciao! Che c'è fatto? Cosa? Mentre ho rivisto in pieno questa scena! Non so di cosa tu stia parlando. Perché ci sono tutti quei loghi in mare? Poi quando devi mettere il tocco di Messina buttando i log. Ma raga, secondo voi dobbiamo proseguire qua la staccionata? Ma perché io non ce la faccio? Ti togli, Sium Matrice. Scusami, vai. Sium Matrice intendi tua moglie. Tua mamma intendi. Intendi tua mamma. Puoi spostarti, perché, per favore? Perché ti fa così tanto ridere tua mamma? Beh, è una donna simpatica. Ma perché sto ridendo? Mi sto sentendo male. Raga, io voglio fare un muro qua. Muro? Ah, tuo padre. Fake info. Don't have one. Oh. Ah. Ok. Avete sentito parlare dell'aloe vera, ma dell'aloe falsa? Madonna, Poldo, io vorrei veramente accoltellarti, porca puttana. Come si apre la porta di casa? Ah, spingendo. No. Pingendo, con lei invece la blocchi. Non era per dire quella. No. B. Devo riuscire a fare... Bertra, no! Tu sei... Hai un neurone che funziona e quanto cazzo funziona, no! Male quel neurone, ti giuro. Quanto cosa cazzo funziona male. Cosa mi ha buttato sta giù? Sta lanciando... Tutti i loghi, le lancia di Bertra ora, letteralmente. L'ho schiaffeggiato, non ti preoccupare, mamma. Scusa, volevo dire moglie. Sono confuso. Hai avuto un attimo di mommy issues, Fra. Mommy, sorry. Oh, Gesù Cristo. Ah, Dipo, che bello. Io quando dico, quando Dipo, quando io. Ho proseguito il muro per evitare che... Berta si tornasse dentro. Sì, anche. E che i Fra potessero avere un momento di... Gaming, sì. Berta, okay. La tua catapulta è in mezzo alle palle, devo distruggerla. Non t'azzardare, ti scopo. Tu mi hai distrutto sette muri mai distrutto. Leo, ti scopo, giuro su di... Ah, no, è finita, Che?
Oh no, sono vivo, ok. Ciao Leo. Poldo, tu mi distruggi con la catapulta e io distruggo il tuo culo. Aspetta, vuoi portare dentro i tronchi? C'era Leo incastrato nella porta, che a un certo punto si gira e si siede con me, rifiutando qualsiasi attività di entrare nella porta. Ah. Comunque è comodissima la casa che si chiude da fuori, Leo. Bella, ti piace? E così possono aprircela da fuori. Giusto. Scusa, Leo... vabbè, dai, faccio qua. Cosa? Cos'è che fai? I cazzi vostri, scusa. Ma che maleducato. Andiamo in grotta. Aspetta, raga, vi ho fatto un regalo, vi ho fatto un regalo. Ho bisogno di un tronco. Un singolo fucking tronco. Ok, albero caduto nelle mie vicinanze. Vado a prelevare un tronco. Procedo a finire questa cosa. E con questa cosa intendo my fucking life. Madonna, che folata di vento! Ok. Ok. Che mi ha distrutto la base? La base? Ma come devo fare? Ma Poldo! 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 Questa risatina! Poldo! Poldo, come stai ridendo come se fosse colpa tua? Io non l'ho fatto! Poldo! Poldo, dove cazzo stai? Mi dispiace! Come hai fatto? Mi dispiace! Cosa hai fatto, Poldo? Dove sei, Poldo? Mi dispiace un sacco. Dove Poldo, sei, Poldo? Torna da tua moglie e affronta la situazione. Perché, ma io non vedo... Poldo, come, cosa hai fatto? Come l'hai fatto? Ma dove è andato Poldo in tutto ciò? Mi fa male la gola, non posso più ridere. Ehi raga, potete fare una ripresa romantica di io, che, di io e mio marito che ora perdonerò al volo? No, ti giro dall'altra parte, scusa. Scusi. Mi dispiace. Allora, con questo io ti chiedo... Ok, ci fate una ripresa però di noi due, per la favore. La sto facendo io, è molto romantica. Vai, dimmi Poldo. Beh, non è un ottimo modo per iniziare il discorso. No, infatti. Allora, mi dispiace tanto per quello che ho fatto. Se l'ho fatto, l'ho fatto perché sono fatto. Siamo un po' a lume di candela. Questa tarocca, che cazzo. Il nostro amore è focoso. Chi è stato? Chi è stato? Berta ha preso il suo accendere l'accendino. Non so di cosa tu stia parlando. Comunque, minchia, no. Poldo inamovibile, distrutto dalla vita, eh. No, con chi sono stata compenetrata per una... Oh sì, Totta, stiamo sedendoci. Siamo compenetrati nella stessa sedia. Una sedia, una sedia! Vabbè, io in ogni caso vi volevo fare questa cosa per vedere l'alba, il tramonto, non so che cazzo... Leo, hai messo la porta al contrario. Non è vero, Poldo, sei tu al contrario. Ma è al contrario, oh. Ma come si apre da fuori, brutto citrullo? Spingendo. Ma il lucchetto è messo fuori. Citrullo. Non lo chiudi. Che babbo di minchia, Leo. Non lo chiudi. Ma scusa, io mi metto i muri in automatico in tutta la casa, io faccio sì, e poi mi rimetto al contrario, è stupido il gioco. Spince, cavron. Ah, dormiamo. Dice, cavolo. Ehi, perdone, por favor, grazie. Ok, dormiamo. Nella casa nuova o in quella vecchia? Nel tuo culo. Nella casa vecchia. Ma possiamo dormire già in questa, non penso? Hai detto nel tuo culo. Ma come cazzo si entra? Spingi. No, non c'è un tetto. Non c'è un tetto. È in costruzione. Andiamo a dormire, bambini. Andiamo, sì. Ciao, Poldo. Sarà bello il tuo gazebo, dormi lì. Minchia, stracarino il mio gazebo, ma che minchia voce. Bellissimo, ma non mi fa salire, raga. Ok, così.
Ciao Bertra. Ciao. Madonna, che paura, Boldo. Non farlo mai più. Io Boldo. Non ti parlo più. Non siamo più amici. Ora lancio una TNT qua. Il muro di casa nostra si sta rompendo. Perché? Di cazzo, di chi sarà la colpa, secondo te? Secondo me qualche albero che c'è caduto sopra, no. C'è. No, no, sì, alberi no, sì. Controllato. No, Boldo, posso rifarci una domanda? Sono caduti sul muro che è qua sotto. Certo. Premi quella cazzo di Z. Tu esattamente come hai fatto a rompermi quella basetta? Come hai fatto? Grazie a Goffri per il Prime, benvenuto. No, cioè, come? Perché non riesco a concepire come possa accadere per sbaglio, cioè, capito? Allora, ma perché sta base continua a fare ogni tanto i crack, crick? Si fa di crack? Amico mio, guarda Carno. Amico mio, vieni, guarda. Carno, tieni. Scusami. Oh, mi sono mangiato. Perfetto. Andiamo in grotta. Io non ce la faccio più. Ah, devo mangiare, ok. Ciao, Poggio. Non devo fare del cazzo. Guarda. Ma allora, Naruto! Non ha più un Shippuden. Cazzo nell'aereo. C'è del cazzo nell'aereo? Proceeds to go. È una catapulta. Sì, l'ho fatta prima. Però ma ti fa piace. Uno strunk bellissimo. Ma cosa anche puoi catapultare? Sassi, molotov. A proposito di sassi, ne avete? Non per te. Perché ho fatto un camino. Chi è stato? Un sasso. Ho messo qualcosa, Poldo, non so cos'è. Chi cazzo è stato a far cadere l'albero? Non ho parole, Bertra, io ti giuro, Bertra, io ti prenderei i 3 neuroni che hai e li unirei a forza, perché a quanto pare sono dei fottuti poli uguali che non vogliono cazzo attrarsi per fare un ragionamento significativo. Vieni, è importante, vieni. Leo, va tutto bene, non ti preoccupare, è tutto a posto. È tutto ok, Leo, va tutto bene. Ecco, se fossimo stati in grotta, questa cosa non Poldo! Sarebbe Poldo! Poldo. No, no. Ah, Poldo, tozza. È una cosa, vabbè, può succedere. È un albero, può succedere. È una cosa che tranquillamente può succedere a tutti quanti. Ora distruggo la sua catapulta. No! È una cosa che può succedere, ragazzi, è normale. Non so se vedete che Berta non è più in partita con noi, visto che io sono il gestore del server, l'ho appena bannato. Me l'hai bannato sul serio? Elenco giocatori espulsi. Non me lo fa vedere. Peccato. Profilo. Vabbè. Ok. Beh, ragazzi, posso distruggergli Berta la catapulta? Berta è stato bannato. No, aspetta, fammi lanciare un sasso prima, Carlotta! chiudiamoci in casa, no, perché il muro ha un muro. Minchia. Salgo qua sopra per vedere com'è la situa, non mi sembra particolarmente rosa. Ma manca un muro, cioè ci chiudiamo in casa, ma manca un muro, regà. Ma come manca un muro? Sì, quello che ha rotto Bertra. No, ma ha rotto pure un muro della casa quella sopra. No. Ha rotto tutto questo coglione. Allora, se volete ricarichiamo il salvataggio. Quale? Però io non so quando ha salvato. Quello della notte prima. Prima di andare a dormire. Io dopo quando hai salvato, Leo? Io un bel po' di tempo fa. Porca troia. Cioè tu non salvi ogni volta che vai a dormire, Fra? Non questa volta, stavolta quando l'ho fatto. Ovviamente l'unica volta è serviva, ma non Bertra, io ora ti uccido. Vabbè, grazie per aver visto questo episodio di The Forest, ragazzi. Gli amichetti e Poldo. Prossimo episodio, mercoledì prossimo. Non abbiamo fatto niente in questo episodio. Gura scala, questa scala, abbiamo fatto questa scala, questa. In realtà avevamo fatto un sacco di cose. No, tutto il catarro in gola, che schifo. Allora, vi dico comunque... se qua fuori c'è gente che vuole ucciderci. Vai nel fuoco e muori. Oggi vai nel fuoco e muori, che te lo meriti. No, oggi ho ripreso una felpa dagli scatoloni che non utilizzavo dall'inverno scorso. Oh mio Dio, mi sono... Ecco, l'ultima volta che l'ho utilizzata all'inverno scorso avevo il raffreddore e a quanto pare non avevo fazzoletti a portata di mano. Io ho le maniche tutte colorate. Ma che sbocco! Ma non l'hai lavata, cioè non... sei negli scatoloni senza lavarla. Esatto. Non credo sia pulibile perché è proprio tipo un tatuaggio. Ma che schifo, zii. Ma che serigrafia sbocco. Serigrafia a cibbe. Ma Fra...
Perché hai deciso di dirlo ora e non all'inizio? Vabbè, nella prossima live andiamo nella grotta. Nella prossima live andiamo nella grotta. Te lo prometto. Sì, sì. Sì, una scala. Sì, distruggiamo la scala. No. Era battuta. Era battuta, Leo. Scusa. Non lo volevo fare sul serio. No, no. Fermo, fermo. Io ora butto giù la nostra casa. Però è carino così. Se lo guardi così è effettivamente carino. Tette, tette, tette. Berta? Sì? Vuoi dire qualcosa? No, no. Ora, direi che possiamo terminare qua? No, perché? Sì. Perché io non ho più voglia di fare un cazzo! Non l'ho fatto. Io pure, sono bello saturo. Sì, posso capire che tu l'hai fatto apposta le prime 4 volte. Ah, vabbè, dai, ci sta. Finiamo l'episodio così con la casa distrutta. Hai il titolo clickbait. Ma un gabbiano! Ma sei vivo? Sì. Ha commesso l'atto estremo? Sì, no. Ma non è morto. Bertra, guarda, prendi la testa di gabbiano in mano, è bellissima. Vado a salvare poi. Tieni a tua, te la regalo. Grazie, grazie. Allora, quest'albero non dovrebbe arrivare fino al muro. Ma non puoi andare da un'altra parte, guarda, a fare le cose. Guarda, guarda. Ah! Ah! Che ansia questo rumore. Tieni, è la testa di gabbiano. Povero gabbiano, l'abbiamo ucciso. Ma perché? Oddio, ma perché? Perché devi buttare giù quelli? Vai lontano! È lontanissimo, quelli non potevano sì, arrivarci. Sì, l'abbiamo notato prima quanto lontano era. Quello non poteva. Madonna, prima è stato troppo divertente che io ho aperto proprio il cancello, ho sentito dum e ho visto la casa distruggersi sotto i miei occhi. Non capisco perché. Oh, urletti carini. Io resterò qui, seduto sulla panchina e lasciarmi morire di fame. Salva prima di uscire però, mi raccomando. A morire di fame. Raga, no, a parte gli scherzi, possiamo fare una cosa prima di finire questo episodio? Andare mettere in miniera. Un botto di carne sull'essiccatore. So che non ne ho io. Quella che avevo messo io prima. L'ho messa. Adesso è piena. Ah, ok. Vabbè, vogliamo chiudere. Grazie Elia per il quinto mese. Cioè, non ho capito, vogliamo, cioè, non mi when you when. Quando le mie palle quando io quando Porto. No, Mr. Totta sta scomparendo. Ok, al momento vado a salvare. Ma l'essiccatore è vuoto, scusa. Editor, mettimi questa clip come finale. Ma... Poldo, l'essiccatore è vuoto. Poldo? Poldo? Ma è uscito da Discord? Ok, io ho salvato. Poldo? Ragazzi, mi sono appena buttato giù dalla scogliera e non ho preso un singolo danno. Se era attaccato al muro non... Poldo? No, mi proprio sono lanciato. No, Poldo c'è, ci sta solo ignorando, penso. Poldo? Avete salvato? Sì. Poldo? Poldo è salvato, sto per uscire. Poldo? Poldo? Poldo. Cos'hai fatto? Cosa? Poldo, cos'hai fatto? Poldo? Tu sei in silenzio perché sei in colpa, cosa hai fatto? Sto guardando la sua live, adesso lo scopriamo. Ma raga, ma se solo... Cioè, io l'avevo visto anche a me... È immobile con gli occhiali da sole che sorride nel vuoto. Twitch. Poldo? Fammi vedere. Poldo, perché ridi? Cosa fa? Poldo? Poldo?
Cioè, la Poldo, table, posso okay. capirti. Spiegami. No. No, Berta, tu non sei uno Zeb. Tu sei forse Neo di Matrix. Sei proprio proprio. Ma neanche Poldo è Zeb in questo momento. Poldo è sempre Zeb. Oh, si è mosso. Oh, ha riso? Aspetta, aspetta, Totta, aspetta, in silenzio, guarda in camera e dimmi, cosa hai costruito tu prima? Un? In che senso? Cosa hai costruito lì sulla scogliera? Un ga? Un gazebo. Un gazebo? Hai mai pensato alla assoluta parola... somiglianza tra gazebo e gabibbo? E se fosse in realtà il gabibbo a costruire tutti i gazebi del mondo? Poldo che non ride per gazebo è strano. Aspetta, aspetta, aspetta. Poldo sta facendo il Salmar. Poldo, ti sto per dire una cosa importantissima. Sasso. No. Ok. Sesso. Cioè, ragazzi, sto facendo gli screen per le miniature, che volete? Erano molto belle però quegli screen per le miniature. No, wow, allora, parola del giorno, poppette. Poppette, non l'hai detto una singola fottuta volta. Ma che cazzo poppette. Dici? Poppette. 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 La mia parola okay. del giorno è Marco. Io quando quando loro, ma sono io e allora...